Quanto abbiamo? Aveva visto dei fusti gialli buttati in riva al mare. Abbiamo trovato però questo documento, una deposizione di Colosimo redatta davanti al procuratore Porcelli del 6 maggio del 1995. Mi ricordai di un episodio riportatomi da terzi. Sarebbe avvenuto lo spiaggiamento ad opera del mare di alcuni barili di colore giallo. Erano scesi alcuni uomini che avevano portato via i fusti spiaggiati. E questo l'avrei detto io? Sì. Ah. Eh sì, il verbale parla chiaro. Sarebbero stati poi immediatamente prelevati da operatori sbarcati da un mezzo navale di colore rosso. Erano arrivati due grandi battelli in cui l'ingegnere aveva visto i nomi Isola Gialla e Corona. Giuro, non è vero. Ricordo che nel periodo in questione in Calabria operavano due battelli entrambi di colore rosso e denominati Isola Gialla e Corona. I battelli appartenevano alla Castalia, una ditta dell'IRI che si occupava di uno smaltimento di rifiuti nucleari. Non so neanche cosa sia la Castalia. Eppure nel verbale la nomina chiaramente per conto del gruppo Castalia, IRI. Anzi, addirittura ricorda con precisione la società armatrice e il titolare della società. Io non ho mai visto bidoni spiaggiati né tecnici che li prelevavano. Mai. E questo potrebbe anche essere vero, perché il verbale parla di un episodio riferito da terzi. Ma perché negare tutto? Avevamo poi chiesto all'ingegnere cosa sapesse della storia dei due cugini squillacioti e lui molto vagamente ci disse: io ricordo che mi raccontò che uscì fuori una pallottola di fango, ma che si sia bruciato non l'ho sentito mai dire. Nel verbale dichiara chiaramente che Fausto gli aveva raccontato: tirammo su una palla di fango che procurò al contatto sia a me che a mio cugino bruciore e forte prurito alle mani. Anche il cugino che stava a bordo con lui? Il cugino? No, non lo so questo. E hanno preso tutti e due la stessa malattia. Ma anche lui di leucemia? Madonna mia. Ma lo sapeva benissimo. Sentite qua. Successivamente mio cugino morì di leucemia e io contrassi la stessa malattia. Letto e sottoscritto Stefano Colosimo. Queste dimenticanze ci sembrano quantomeno curiose. Abbiamo provato più volte a ricontattare l'ingegnere Colosimo, ma non ci ha mai più risposto al telefono. Buon pomeriggio Calabria, buon pomeriggio Italia. Ingegnere Colosimo, se la chiamo io mi risponde al telefono? Ingegnere Colosimo, se la chiamano i centralini di articolo 21, lei mi risponde? Siccome mi ha chiamato lei l'ultima volta, questa volta la cerco io. Anche perché la Calabria, la zona ionica della Calabria ne esce massacrata ieri dall'inchiesta fatta da Giulio Golia, con documenti alla mano, ha portato avanti un'altra tesi. Vorremmo sentire dove sta la verità, al di là di quello che ha detto già la trasmissione Le Iene di Italia 1 ieri sera. E poi sentiremo una parte che riguarda il maresciallo dei Carabinieri di Gasperina, quindi richiama quello che avevo detto io.
e che aveva detto l'ingegnere Colosimo, e anche il caso del dottor Porcelli, che noi abbiamo avuto in esclusiva 4-5 giorni fa, dove sono emerse altre cose, e lo vedremo durante la trasmissione. Sarà ospite anche del programma dalle 15.30 in poi il sindaco di Montauro, che non ci sta a tutto questo, perché ancora una volta dice che è un problema Calabria, navi, mar Tirreno e Ionio, non Calalunga, non Montauro, non quell'area. Quindi vediamo un attimo cos'è, potete anche prenotarvi, però oggi la puntata, la prima parte è dedicata a un caso di cattiva giustizia per un momento, poi grazie alla giustizia che è prevalsa la verità dell'arbitro di Serie A, Dattilo Antonio, che è qui. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ecco, veramente onorato di essere qua ad Articolo 21, che è una trasmissione che seguo, e credo che possa dà visibilità alle persone che hanno subito. Non sono andato in nessun posto, è la prima volta che decido poi realmente di uscire fuori, proprio per la stima che hai per questa trasmissione. Ho grande stima per la trasmissione e per la tua persona. Ho fatto qualche intervista all'inizio, sì? nell'aprile-maggio del 2015, dopo la mia assoluzione, però poi ho deciso di rimanere in silenzio. Tu hai subito una grande ingiustizia, 9 anni di battaglie economiche, personali, anche sotto l'aspetto dell'affetto, dei figli, del valore anche, dei sentimenti di quello che è accaduto. Perché dalla A, come si dice, dalla Serie A alla Z. Alla Z, com'è? L'ultima. Una grandissima ingiustizia, però bisogna reagire pure alle grandi difficoltà. Credo che la mia testardaggine mi abbia portato poi finalmente ad ottenere giustizia alla quale io ho creduto sin dal primo giorno, perché mi sono trovato sempre esente da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda il caso Calciopoli. Come ben sanno chi si occupa di calcio, chi segue il calcio, tutti gli sportivi in generale, è scoppiato nel 2000, stagione sportiva. Era Calciopoli 2005-2006? Le indagini 2004-2005, stagione sportiva. Poi dopo 2 anni è scoppiato il caso Calciopoli, quindi senti, hanno fatto un bel calderone. Senti, molti ci stanno seguendo, tanti sono sportivi, tanti sono calciatori, tanti sono arbitri, anche tanti ragazzi che sono adesso in Lega Pro, abbiamo anche Nicoletti che con la Lega Pro è un bravissimo ragazzo, quindi voglio dire, questo mondo che tutti affrontano. E tu una lunga carriera che ti arriva ai vertici della Serie A, arbitro di livello, eravate 4-5 quelli più menzionati, e tra questi eri tu, è così? In Calabria eravamo in 2, Palmieri di Cosenza, poi sono arrivato io alla Cannes, lui è arrivato qualche anno prima di me, sono moderato un anno prima, e poi c'è stato Francesco Squillace di Catanzaro che abbiamo fatto qualche anno insieme, sì. Poi loro sono stati Palmieri dismesso per motivi tecnici a fine stagione, io ho continuato. E io mi stavo affacciando, io sono stato uno degli arbitri più giovani negli ultimi 30 anni, perché sono transitato nella Canna A e B all'età di 29 anni. E di qualche mese più giovane era Tiziano Piere, della stazione di Genova, quindi ero giovanissimo. Io ho iniziato la mia carriera a 16 anni e mezzo, arbitrare, sì, ho iniziato con il settore giovanile e scolastico, poi ho fatto la terza categoria, la seconda categoria, la prima categoria, la promozione, e poi via dicendo sono arrivato a livello nazionale. L'emozione, ti ricordi la prima partita di Serie A? Praticamente Serie A è stata Venezia-Torino, sì. Venezia, cosa ho fatto provato? L'esordio in Serie A nel... Che anno era? Stagione sportiva 2001-2002. Era nel che emozione mese di... era? È una grande emozione. Una grande emozione che poi piano piano quando scendi in campo... Ferma perché noi parleremo di Dattilo, ex arbitro di Serie A. Una storia che ha lasciato l'amaro in bocca, in particolare al di là della famiglia e delle persone più care, economicamente si è svenato, possiamo dire, anche per i processi, per i 9 anni di processi, però alla fine la giustizia ha prevalso, perché tu sei stato assolto, come vuoi dire, per la soluzione? Beh, scritto nelle carte, assolto con formula piena per non aver commesso infatto e senza rinvio a giudizio. E senza rinvio a giudizio, e non hai chiesto la prescrizione? Ho rinunciato alla prescrizione il 23, il 17 marzo, se non vado errato, il 18, adesso non ricordo bene, del 2014. Senti, quando uno è innocente, come lo sei tu e come lo eri nel momento in cui c'erano le indagini, quando arriva quell'attimo della prescrizione, anche chi è innocente, perché pensa poi di accettare la prescrizione? Per paura? Secondo me sì. Io invece, quando i miei legali mi hanno chiamato e mi hanno detto
il tuo reato, la tua condanna va in prescrizione, il tuo reato va in prescrizione. Io mi è venuto subito in mente i miei figli, la mia famiglia, persone più care, credimi. Cosa pensavi? E la telefonata del dottor Penta, che non potrò mai dimenticare, che è un informatico, come ti dicevo in anteprima, prima di iniziare la diretta, che è stata una grande persona, il quale mi ha detto: io sono convinto che tu sei innocente e noi riusciremo, insieme a tutto il pool di legali che ti stiamo difendendo, di far trionfare la verità e andremo fino in Cassazione. Tu mi devi soltanto rifirmare il mandato, mi dissero i miei legali. Io, pensando ai miei figli e alla mia famiglia, perché giusto che i miei figli, che ancora sono in tenera età, un giorno dovranno andare a testa alta, perché il padre ha fatto sempre il suo lavoro con grande professionalità, determinazione, ha portato avanti la Calabria, perché era un esponente, un arbitro di Serie A in Calabria, non si costruisce la sera alla mattina, ci vogliono oltre 20 anni per costruire un buon arbitro. Poi a quei livelli naturalmente ci sono, si scivola, si rialza, ci sono gli infortuni, ci sono gli errori, e quindi il discorso familiare dei miei figli, di moralità, mi ha portato a richiamare il dottor Penta, il mio legale, i miei legali, che sono di Roma e che non finirò mai di ringraziare per quello che hanno fatto, di andare avanti e di far trionfare la verità. E poi aggiungo, perché qualcuno magari non lo sa, perché all'inizio tutti hanno puntato il dito, il coltello, hanno cercato di dire ha manipolato, ha fatto quell'altro. Fermati qua. Procuratore generale. Me lo direi dopo però. Perfetto. Perché è importante, perché la tua testimonianza, e ti ringrazio, perché è una forma di esclusiva per Dattilo essere qua per noi, anche perché di fronte a una grande ingiustizia ci vuole una trasmissione che abbia anche un grande seguito come Articolo 21, per ridare quella serenità e quella giustizia che ha perso lui personalmente, ma anche verso gli amici, perché quando ci sono questi momenti il telefono squilla di meno. A dopo. Accogliente, caldo e di raffinato buon gusto. Quando da piccola immaginavo il giorno più bello della vita, era proprio questo ciò che desideravo, e al Borgo di Fiuzzi tutte le nostre aspettative sono state confermate. Un luogo che profuma di natura e di tradizione, il tramonto sul mare, il calore della sabbia, il volo dei gabbiani e una spettacolare finestra sull'isola di Dino con le sue celebri grotte. Una favola, un sogno, semplicemente Borgo di Fiuzzi. Menù raffinati e gustosi, preparati da chef prestigiosi capaci di adattare la propria arte ad ogni richiesta, garantendo un servizio impeccabile grazie ai profumi e sapori delle eccellenze gastronomiche. Un'esperienza culinaria coinvolgente attraverso la degustazione di pietanze delicate e di una cucina autentica. Con grande professionalità è stato realizzato tutto con la massima cura per ogni dettaglio, grazie all'esperienza e all'organizzazione di uno staff altamente qualificato che ci ha seguiti con amore e passione, sempre attento alle nostre esigenze e a quelle dei nostri invitati, che sono rimasti entusiasti dell'ottimo servizio. Siamo felici e se tornassimo indietro non c'è nulla che cambieremmo. Rifaremmo esattamente la stessa scelta. Borgo di Fiuzzi, nella cornice incantevole di un paesaggio di raffinata eleganza. www.borgodifiuzzi.it. Info 0985 77 65 96. Praia a Mare, Cosenza. Studio Immagine, dedicato a chi desidera immergersi in un'atmosfera di totale relax per rinnovare il proprio look. Piera e Vincenzo hanno raggiunto un grado di formazione da renderli esperti in tecnologie evolutive, sia nei servizi tecnici che per il taglio. Un percorso caratterizzato da grande passione e creatività, portandoli a studiare, ricercare, sviluppare e realizzare nuove linee taglio e colore, da proporre in modo esclusivo a chi desidera esprimere la propria personalità attraverso
attraverso l'immagine, un modo di lavorare che fa scuola. Nasce così l'Accademia Didattica Professionale, con un programma formativo che spazia dalla comunicazione alla gestione aziendale. Una scuola di formazione professionale a 360 gradi, che mira a creare esperti di bellezza, dotati di ottime qualità sia pratiche che teoriche, attraverso le tecniche di taglio per uomo e donna, con insegnamento del metodo scientifico mondiale, oltre alle tecniche di acconciature, colorazione, permanenti e cheratina. Studio Immagine, l'unica scelta per chi desidera intraprendere un percorso artistico e commerciale, dando risposte professionali a un mercato in continua evoluzione. Studio Immagine SRL, via Cristoforo Colombo 103/104, Catanzaro Lido. Prossima apertura, via 20 settembre, accanto Pizzeria Mallard, Catanzaro. Vecchio amaro del capo, freeze your moment. Giusari Collection, passione, sogno, realtà. Giusari realizza i desideri di ogni sposa, offrendo una varietà di stili, dall'abito gioiello con gemme e strass ai modelli più romantici e raffinati. Unica sartoria al mondo che produce all'interno tutta la filiera della produzione, dal filo fino all'abito finito. Ogni creazione è prodotta artigianalmente e su misura da mani esperte. La conoscenza dei tessuti e la qualità rigorosamente italiana rendono unica la collezione Giusari. Diventa stilista del tuo abito. Dalla tua idea, Giusari realizzerà nei minimi dettagli, curando ogni particolare, l'abito che hai sempre sognato. Giusari, per le spose che vogliono indossare il vero Made in Italy su misura, con un rapporto qualità-prezzo ottimale. E per lo sposo, da Giusari ti aspetta un'ampia scelta di modelli versatili ed eleganti per soddisfare qualsiasi esigenza di stile. Inoltre Giusari propone abiti da cerimonia per uomo e donna. All'interno dell'atelier potrai scegliere il tuo vestito esclusivo tra le tantissime collezioni per sfoggiare un look impeccabile nelle grandi occasioni. Ti aspettiamo nel nostro atelier in Viale Crotone 153, Catanzaro Lido. Info 0961 73 76 11. Giusari Produzione e Punto Vendita, Viale Magna Grecia 75/1, Catanzaro. Info 0961 78 38 62. www.giusari.it. Abbiamo provato più volte a ricontattare l'ingegnere Colosio, ma non ci ha mai più risposto al telefono. Ingegnere ancora non l'ha chiamato, stiamo aspettando la sua chiamata. Ingegnere Colosimo, cortesemente, per il bene della sua Calabria, come ha detto che lei ha cresciuto in quelle acque, due figli, ci chiami e dica come stanno le cose, perché la Calabria vuole saperlo. Alle 15.30 avremo il sindaco di Montauro, ritorna il caso, ritorna, diciamo, la posizione negativa e anche l'immagine che in tutta Italia si sta trasmettendo di queste aree, di queste zone. Torniamo all'ospite in trasmissione, a Dattilo. Dice un articolo, Dattilo, Antonio Dattilo, ex arbitro di Serie A di Gioiosa Ionica, era stato travolto dallo scandalo Calciopoli. Dopo 9 anni e 2 condanne, la Cassazione lo ha scagionato da ogni accusa, grazie anche alla sua rinuncia alla prescrizione. Volevano affossare la Juve e ci hanno tirato tutti dentro. Hanno distrutto la mia carriera e la mia credibilità. Dopo 9 anni di giustizia, ma adesso a cosa mi serve? Di fronte anche al danno che ha creato. Ha detto un procuratore, un pubblico ministero, cosa è successo? Dattilo. È successo, come stavo dicendo prima, che il procuratore generale della Cassazione di Roma ha chiesto la mia soluzione. Il procuratore? Il procuratore, la pubblica accusa. La pubblica accusa, sì, perché? Perché hanno letto, finalmente avevano letto attentamente le carte, hanno valutato con molta
peculiarità la mia posizione, perché qua è un discorso. Io non ho, ho portato l'1% di quello che ho a casa. Ma immagino. Questa è la chiusura delle indagini, sono 48 persone, come si può ben notare, e molte persone sono a corrente di quello che sto dicendo, rinviate al giudizio. Questa è la chiusura delle indagini. 48 persone. 48 persone, un calderone. Quindi ognuno di noi aveva una posizione ben diversa. E io ero straconvinto che la mia posizione sarebbe stata stralciata. Fermati un attimo, ferma, perché tu mi hai fatto vedere un documento dove la tua la società, da colui che coloro che ti indicavano ad arbitrare, chi succede che cosa? Noi abbiamo, facciamo vedere quello poco fa che ti ho inviato via mail la regia, che dove ti sospendono in pratica. Credo, eccolo qua, prego Antonio. Cosa c'è? No, scritto? No, questo è il classico foglio dove lo leggo tranquillamente. Sì. Dattilo Antonio, sezione di Locri, arbitro, questa è la motivazione finale del mio avvicendamento, perché si chiama, il termine tecnico è avvicendamento dalla CAN AB, arbitro che pur essendo al quinto anno di appartenenza alla CAN, a differenza dei campionati precedenti durante i quali si era espresso con discreti risultati, quest'anno ha palesato una preoccupante involuzione, non lasciando intravedere nessuna prospensione a possibili miglioramenti. Limitato nelle doti relazionali, riteniamo abbia raggiunto il massimo della permanenza nell'organo tecnico. Cioè praticamente non hanno detto per il caso... No. Però detto che tu non rendevi più i pratici. Il paradosso qual è? Sì. È la vergogna di chi l'ha scritto e soprattutto di chi me l'ha inviata, che io durante questa stagione sportiva, ho arbitrato 10 gare di Serie A e 12 gare di B. Io devo fare l'internazionale a gennaio, ero in quel gruppo di arbitri che devono transitare nel ruolo internazionale a gennaio del 2007. Chi erano? Eravamo tanti ragazzi giovani che dovevano andare a fare gli arbitri internazionali. Un fatto in più positivo. Quindi io arbitrando 10 gare di Serie A e 12 di B, cioè il massimo che si poteva fare, dichiarano... Un arbitro delle tue qualità all'epoca, quando arbitrava 10 di A e 12 di B, era il top? È il top del top. Ah, il massimo. Il massimo del massimo. Non si poteva fare di più. E tu eri nella stagione più importante. Ho arbitrato quell'anno la Juve, ho arbitrato la Roma, la Lazio, ho fatto il derby Brescia-Atalanta, un derby che lo facevano sempre gli internazionali. Ho fatto delle gare proprio, il Cagliari, è stata una stagione, come devo dire, non c'è un termine che si possa preparare. Splendida. La stagione. Ma più che... Meravigliosa, una stagione meravigliosa. La più bella. Questa è una falsa dicitura. Senti, perché dovevano chiudere le indagini ancora. Sì, vediamo un attimo, questa era perché dovevano ancora chiudere le indagini. Sì. Questo che ho ricevuto io l'hanno ricevuto tanti miei colleghi, però la mia è stata proprio una vera porcata, questa è una vera porcata proprio. Senti, torniamo indietro un attimo, cosa è significato per te, per la tua gente di Gioiosa Ionica, per la Calabria, anche perché io ho portato il nome della Calabria avanti. Certo, è vero. Qual è l'amarezza? Ecco, il telefono non squillava. Amarezza che essendo circondato, oltre ai familiari, i quali non finirò mai di ringraziare, e tutti gli amici, parliamo da Porto Gruaro fino a Marsala, per non dire qualcuno pure all'estero, a un certo punto, leggendo i giornali, dicono, dattilo, che è successo? Cioè, dalla brava persona è diventato un delinquente? Cioè, viene associato ad un'associazione a delinquere ai fini della frode sportiva? E quindi qualcuno, piano piano, è iniziato ad allontanarsi. Con l'avvento del processo, con la chiusura delle indagini e l'avvento del processo di primo grado e con la sentenza di condanna a mesi 15 in primo grado, sono spariti quasi tutti. Ho lottato per andare avanti a fare l'appello, siamo andati in appello, mi sono stato abbonato 5 mesi, ho subito una condanna ad un anno di reclusione, naturalmente. Non avrei mai fatto la galera perché non l'ha fatta nessuno di quelli che sono qui. Ci vediamo oggi anche questa storia. Sì, siamo 48 persone, siamo 8-9 arbitri, 5-6 assistenti arbitrali, dirigenti arbitrali, c'è pure Ignazio Scardina della RAI, per dire. Cioè tutti dovevano colpire la Juve e invece hanno colpito tutti voi. Hanno colpito tutti, hanno fatto un calderone, alzi salvi chi può. Alla fine della giostra, se posso usare questo termine, Lino, è stato soltanto condannato un arbitro. Solo uno? Massimo De Santis, sì. Uno solo? Uno soltanto. Massimo De Santis? Di Roma, naturalmente, sì. E qui cosa dice? Sono colpevoli? Prego, vedi un attimo questa...
Ecco, tutti questi giornali che riportavano, che i famosi processi, e certo Moggi era il nome più importante in tutto questo. Sì, Moggi era quello che regalava i Rolex agli arbitri, dicevano. Io non c'ero però, parte la battuta, sono arrivato l'anno dopo. Quello è stato uno scandalo che poi è rientrato da quello che ho saputo. Ma com'era questo scandalo dei Rolex, era vero, da quello che tu sai? Io in quell'anno là ancora ero in Serie C, ero in Serie A e Serie B. L'anno dopo sono arrivato. Però, da quello che mi risulta, hanno consegnato la Roma, la S Roma, allora consegnò per Natale degli orologi, sia ai segnatori che agli arbitri, che poi in un lasso di tempo molto breve sono stati riconsegnati al mittente. Sì, sono stati riconsegnati. Perché quindi... successe uno scandalo a livello giornalistico e mediatico e quindi hanno optato per rimandare al mittente questi regali che avevano ricevuto. Ma io ripeto, in quell'anno là proprio era esente da... non c'ero proprio. Quindi tu la soluzione, quando arriva questa soluzione? Cioè arriva il 24 marzo alle ore... 24 marzo di quale anno? Del 2015 alle ore 2.34 di mattina, dopo una camera di consiglio durata 7 ore. E dopo 9 anni arriva questa soluzione? 3.825 giorni se non ho fatto contati, male i calcoli. Contati, tipo militare. Sì, io le contavo. Io nella mia mente contavo sempre i giorni, perché ero convinto che se avessero letto le carte, le mie carte, la mia posizione, io sarei stato assolto. Non conosco il procuratore generale, non andai a Roma io, perché disse ai miei avvocati che non ci volevo andare, volevo vivere con serenità l'ultimo gradino di questa vicenda, però sono stato sempre molto, come devo dire, fiducioso in un certo senso e soprattutto sicuro della mia posizione. Quindi ho atteso questa notizia, mi ricordo che stavo lavorando a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza, dove ho lavorato per 5 anni. A proposito, tu come lavoro... Sono abilitato a fare dirigente di società di calcio. Sì, dirigente di società di calcio? Sì, perché dall'AIA mi sono dimesso io. Sì? Il 2 novembre, il 3 tu? Novembre del 2009, sì. Quando noi abbiamo subito la squalifica, poi ci hanno squalificati, abbiamo subito un'inibizione di 15 mesi, se non vado errato, da parte della federazione, mi sono dimesso, sì. Io non faccio più parte del settore arbitrale. E questo mi dispiace. Però ad oggi penso di aver fatto la scelta più giusta e più opinata. E sei dirigente di società di calcio, sì. Cosa fai? Sono stato 5 anni a Roggiano Gravina. Che squadra è? Una squadra che abbiamo portato in eccellenza 2 anni fa, ho fatto il direttore generale. Ringrazio le persone che mi hanno accolto in quella società, che mi hanno voluto bene, che mi hanno fatto lavorare, soprattutto la famiglia Stella, questo lo voglio sottolineare, tutta la famiglia Stella, tutti i dirigenti, il presidente Docimo, sono le persone che mi hanno dato la possibilità di lavorare, nonostante ancora pendeva un discorso di insospeso, come ho lavorato a Bocale pure con i fratelli anche Scalea, Leandro. Ho lavorato qualche mese a Scalea con mister Viola, quello della Santa Caterina Hotel. No, prima c'era un altro presidente che era diretto, c'è lui, là ho collaborato, sì. Con adesso cosa stai facendo? Adesso ho finito la stagione sportiva scorsa a Roggiano Gravina, sono stati quasi 5 anni meravigliosi. Cosa prevede questo lavoro tu di dirigente? Cosa fai con le squadre? Il direttore generale si occupa di tutto tranne che del discorso tecnico, si tratta di logistica, rapporti con i partners, con la stampa, con la federazione, col settore arbitrale, con i comuni, con le province, con le regioni, con tutto. Sei un esperto, visto l'esperienza. Lavoro invece tantissimo, sì. L'esperienza che hai, e c'è una squadra adesso che ti serve? Al momento no, in questo momento qua sono fermo, sì. Ho avuto all'inizio qualche approccio, quel colloquio, però io se non c'è un progetto serio, sinceramente preferisco stare fermo. Senti, assolutamente sì. Qual è stato il momento peggiore di questa storia, di quella che tu ci stai raccontando? E qual è la giornata più, perché ci sono dei momenti che proprio vedi nero? Primo giorno è stato, io ero al mare con la mia famiglia, con un ex collega di San Donato del Piave che l'avevo ospitato a passare qualche giorno di vacanza a Marina di Gioia Ionica. E ho comprato i giornali, la stampa nazionale alle 8 di mattina e mi ritrovo sulla Gazzetta dello Sport il mio nome, che a breve sarei stato dismesso. Questa è stata la giornata più brutta, sì. Ti sei chiuso in macchina? E non me lo scordo mai, iniziò a piovere. Eravamo in spiaggia, iniziò a piovere. No, ero sulla spiaggia. Ah. Eravamo usciti a fare colazione, siamo tornati sulla spiaggia, erano le 9 di mattina, intanto scendevano le famiglie con i bambini. Aprì questo giornale qua, iniziò a ricevere i primi messaggi, i primi sms, se erano, corrispondevano alla verità, perché tutti avevano letto questa notizia, che non era a caratteri cubitali, ma diceva Dattilo sarà uno degli avvicendati a fine stagione, dopo aver diretto 10 gare di Serie A e 12 di Serie B, dopo non aver sbagliato nulla. Non hai... E là si è messa a piovere, mi ricordo, sono rientrato a casa, ho iniziato a chiamare
designatore, qualcuno rispondeva, qualcuno non rispondeva, poi in quel momento l'hai capito? Quando cioè, prima quando tu chiamavi rispondevano tutti. Sì, sì, la stampa ha dato la notizia prima che io ricevessi la telefonata o dal designatore, o dal presidente dell'AIA, o dal presidente, dal commissario straordinario che in quel momento là era il signor Agnolin, nessuno mi ha chiamato. C'è la stampa? E poi ho ricevuto questo foglio qua. E basta. Silenzio assoluto. Una telefonata. Ho scritto a Guido Rossi, che era commissario straordinario, non mi hanno voluto ascoltare a Roma, e poi abbiamo subito un processo. C'è come la peste. Perfetto. Poi, con le carte delle indagini espletate dalla Procura di Napoli, la federazione ha indetto immediatamente un processo sportivo per violazione dell'articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva e siamo stati tutti processati a Roma. Quindi aerei, là un altro, avvocati, alberghi, le spese, cioè spese folli. Ti sei dissanguato? Condannati in primo grado, sportivamente parlando, giustizia sportiva dal dottor Palazzi, che era il pubblico ministero in quell'occasione, e Artico era il presidente del tribunale, e condannati anche in secondo grado. Ci hanno sterminati, cioè volendo dire, voi da qua ve ne dovete uscire. Ripeto, con le carte delle indagini della Procura di Napoli, non con il primo grado di giudizio, quindi la condanna o con l'appello o con la Cassazione, soltanto con le carte. Mi pare c'è una telefonata? Pronto? Pronto. Buonasera, con chi parlo? Michele Grino da Roma. Ah, buonasera Michele, prego. Dunque, io volevo intervenire per dire all'amico Tetò che noi, quando io ero presidente dell'associazione allenatori insieme a Logozzo, siamo stati gli unici a uscire con un comunicato stampa a sostegno dell'amico Dattaro, perché abbiamo sempre pensato e ritenuto che Dattaro non c'entrava niente in quella vicenda. Quindi abbiamo avuto il coraggio noi, che poi io ho pagato anche le conseguenze, lui lo sa, a fare un comunicato stampa a sostegno di dottor Dattaro. La verità è una sola, che quando Dattaro era in auge, tutti si rivolgevano a lui per biglietti, per magliette, tutti, erano tutti amici. Beh. Si portava in giro per portare avanti il nome della Calabria con Tonino Dattaro. Nel momento in cui, senza aspettare l'esito dei tre gradi, lo hanno abbandonato tutto, ha ragione da vendere, ma soprattutto è il comportamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, soprattutto degli arbitri, perché non l'hanno sostenuto, non l'hanno minimamente sostenuto, perché era un ragazzo che stava andando avanti, forse dava fastidio, e noi come calabresi eravamo orgogliosi di avere un arbitro in Serie A. E ripeto all'amico Dattaro, che io sono stato sempre vicino e gli sarò sempre vicino, siamo stati gli unici ad uscire con un comunicato stampa in un momento veramente grigio, buio per lui. Lei siamo stati sempre vicini. Lei chi è? Lei che ruolo ha? Che cosa fa? Io, Michele Firmo, ex presidente dell'associazione allenatori. Ah, senta, volevo chiederle, perché in pratica... Sì. Io quando sento queste storie mi medesimo molto nella famiglia, nei sentimenti, perché accade nel mondo della politica come nel mondo dell'imprenditoria, accade un po' dovunque a chi ha subito un'ingiustizia o chi ci sono momenti di grandi momenti di entusiasmo della Serie A, e come diceva poco fa lei, tutti andavano da Tonino a chiedere le magliette, i biglietti, ecco, scusa Tonino, ti voglio chiedere questo, ma io ho ritirato un premio a Bovalino, ma ci siamo incontrati? Certo. Il Pericle d'oro. Eri tu quando ci siamo visti, eravamo... Sì, perfetto. Con Savica. Con Savica. Ho ritratto il premio. Con Savica, l'ho avuto pure io. Ci siamo visti lì. Ci siamo visti in quell'occasione là. E adesso ricordo questo passaggio, quando io ritirai anche un premio lì con Savica, che salutiamo. Ecco, la Locride, amico mio, come subisce questa notizia dell'infamia che, oggi diciamo che era un'infamia, gli amici o le persone... credevano, erano in dubbio, cosa accadde all'epoca? Ma noi in particolar modo gioiosi e Laione che ha reagito, ripeto, noi abbiamo avuto il coraggio, siamo stati gli unici a reagire della federazione a reagire e fare un comunicato stampa proprio a sostenerlo. È rimasta male perché innanzitutto non abbiamo mai creduto a quello che si diceva in giro, a quello che dicevano i giornali, perché lui è stato sempre un ragazzo serio.
ci teneva molto ad andare avanti perché è un ragazzo ambizioso ed era un momento veramente felice, però, e leggere, io non l'avevo mai vista, quella nota che gli manda l'AIA è veramente vergognoso. Proprio. Rivediamo quella nota dell'AIA, rivediamo quella nota, anche perché quattro righe bruciano 30 anni, 20 anni di carriera, una quattro righe. Quasi 25 anni. 25 anni di carriera. Queste quattro righe, che è la prima volta che fai vedere? Sì, sì, non l'ho fatto. L'ho allegata naturalmente quando ho fatto il processo. Al processo, sì. Questa è la prima volta, non l'ho mai fatto vedere a nessuno. Questa è un'esclusiva sua. È un'esclusiva di articolo 21. Assolutamente sì, questa esclusiva per solo gli avvocati, ce l'hanno i tribunali. Gli avvocati, ed esce fuori per la prima volta questa. Ecco. Senti, io leggo per la prima volta, questo qui è veramente mortificante per uno che è stato nel mondo del calcio, e vedersi trattato in questo modo ci resta male. Anche perché l'ha detto chiaramente lui, per la famiglia, per gli amici, per tutti. Poi giustamente, come succede in questi casi, gli amici che poi non erano amici sono allontanati tutti perché vedevano in Tonino D'Attilo uno che era vicino a Moggi che vendeva le partite. Dice, c'è una vergogna, cioè, il caso D'Attilo, e io ringrazio lei, signor Polimeni, per aver portato D'Attilo lì in trasmissione, perché è giusto che tutti i calabresi sappiano che noi avevamo un arbitro ed eravamo onorati di avere una persona come Tonino D'Attilo. Io l'abbraccio e sono anche emozionato perché adesso non lo vedo da tempo, perché effettivamente fa bene a rivendicare la sua innocenza, ma soprattutto la sua dignità di uomo. Guarda, io intanto ringrazio te per aver fatto questo. Noi diciamo che abbiamo questo grande articolo della Costituzione che è sulla libera manifestazione e sulla libertà di pensiero. E per questo articolo io. Fate bene, io se fai una trasmissione sui problemi, le voglio raccontare un fatto molto grave di gente che non può andare in pensione all'AST perché l'AST non ha fatto i versamenti, non ha dato i contributi, ha lavorato. Non ci sono problemi, ci possiamo sentire. Oggi si vede negato i propri diritti. In pensione, oppure chi è stato collocato, ma la chiamo un altro giorno. Non c'è problema, assolutamente sì, la ringrazio. Ringrazio lei per lo spazio. Grazie a lei. Affettuosamente Tonino. Grazie, ti saluto. Si vuoi dire una cosa? Sì, di assolutamente prego. Sì. Io lo sa il mister, perché lo chiamo mister, la grande stima che nutro nei suoi confronti, e stavo parlando, non era arrivata ancora ai veri amici, di quelli che mi hanno sostenuto moralmente e quelli che hanno fatto qualcosa, hanno dato dei messaggi importanti agli organi competenti in quel momento per quanto riguarda sia la federazione che il settore arbitrale, quindi non posso mai dimenticare chi mi è stato vicino. Certo, elencarli tutti sarebbe molto difficile. Senta, il caso ieri... Però prego. 10 secondi, Lino. Sì, prego. Voglio soltanto dire che sa la stima che nutro nei suoi confronti, mi ricordo benissimo quel comunicato stampa di Vincenzo Logozzo e a firma anche di Michele Firmo, e tu sai, perché lo sai che ci diamo del tuo, Michele, che quando ho qualche dubbio sul discorso del mio lavoro ti ho sempre chiamato, ti ho sempre disturbato, pure a tarda notte, se ti ricordi, qualche tempo fa, per avere dei consigli su quello che sul suo lavoro. Sicuramente, non so se è ancora in linea, ma credo che è una persona eccezionale. Quello che ha detto sono sacrosante parole. È caduta, a posto. Allora, volevo dirti una cosa, Datti, lo dico anche perché noi abbiamo difeso imprenditori, politici, gente comune, gente che non ha voce. Questo mestiere è un mestiere meraviglioso, quello che faccio io, quello dell'informazione, della comunicazione, dello schermo, ma credo che nel nostro ambiente ci sia anche una vigliaccheria e un'ipocrisia anche in questo mestiere, e anche si è vigliacchi in questo mestiere, quello di, nel momento in cui, perché vende di più la notizia negativa, devi sapere, vende di più lo scandalo, vendono di più i morti, il sangue e la cocaina che trovano nei porti, nel porto di Gioia Tauro, vende l'inquinamento, i veleni, vende altro, e poi non hanno il coraggio, giornalisti o testate o editori, di portare a carattere cubitale la stessa notizia di assoluzione, ma piccoli trafiletti, come è successo a te, che l'hai detto, come è successo ad altri, ma come è successo, perché la seconda volta con doppia assoluzione, il senatore Aiello, che è un politico, che l'avevano dato aggregato a scambio di voti, eccetera, viene assolto con la stessa formula prima e seconda, quindi prima assoluzione, la stessa formula senza modifica, e
La Rai, Rai 3, ieri, legge un trafiletto, perché se fosse il contrario avrebbe fatto il servizio, andava a trovare le immagini, metteva la foto e faceva lo scandalo, dico la Rai come tanti altri giornali che non hanno riportato a malapena qualche trafiletto, ma non la notizia, perché non vende questa notizia, perché bisogna avere il coraggio, sì, se siamo capaci di rovinare le persone, perché dobbiamo dire anche le cose come sanno, che la televisione, la carta stampata, i siti online, qualunque cosa che possa comunicare, rovina e distrugge la vita delle persone, ma chi rovina la vita delle persone e distrugge non ha il coraggio poi di riportare nella stessa maniera, perché non hanno i giornalisti la capacità di dire all'editore o al direttore è una notizia che va data a caratteri cubitali e bisogna parlarne perché noi l'abbiamo massacrato a questa persona, non si ha il coraggio di farlo. E allora di fronte io mi medesimo in quello che hai subito, perché lo stato d'animo di una persona quando viene distrutta lo può sapere solo chi la vive e poche persone vicine, come parenti, fratelli, sorelle, le persone care, i figli, la moglie, quelle che sono vicine, la compagna, eccetera. Ecco, altri non possono capire la sofferenza, perché siamo pronti tutti a puntare il dito e dire colpevole, colpevole. Ecco, questa è la... E questo è questo articolo lì dietro, che io è come uno scudo per me, vado avanti con questo scudo. Spero che tutti quelli che hanno bisogno di questo articolo, di questa trasmissione per raccontare la propria innocenza, di chiamarci, perché noi ve la racconteremo tranquillamente. Non so se c'è un'altra telefonata. Ah, ok, prego, dattilo. Ecco, questo quindi, volevo. Ecco, quindi volevo... economicamente cosa ti è costato? Tutto. Tutto quasi, perché quando ti trovi in una situazione del genere, la prima cosa devi cercare di difenderti. Io non sapevo neanche da dove si entrava nella valle del tribunale. Mai entrato in un tribunale, né civile né penale. Mai. Né io, né la mia famiglia, soltanto un fratello, ciò. Quindi neanche i miei parenti più stretti, mai entrato in un'aula di tribunale, né civile, ripeto, né penale. Quindi mi sono dovuto ritrovare a mettermi in macchina, tramite avvocati di Napoli, a nominare avvocati, a cercare di fare un pool di un certo livello, partire la mattina alle 4, arrivare in udienza a Napoli alle 9 e mezza di mattina fino alle 4 del pomeriggio, poi rientrare senza lavoro naturalmente, perché in quel momento là poi ti cade tutto addosso, quindi solo soldi ad uscire e niente ad entrare, assolutamente niente ad entrare. Cos'è costata questa operazione economicamente? Io ho calcolato di aver speso intorno agli 80.000 euro. Sì, 80, non ci arrivo, a 85 non ci arrivo, sì. Mettendo pure il discorso con la federazione. Chi paga i danni oggi? Adesso inizia un altro discorso di causa civile per danni morali e d'immagine. Se ci sono voluti 9 anni per un discorso penale presso la Procura della Repubblica di Napoli, figuriamoci adesso cosa significa. Non ci voglio io neanche pensare, sinceramente, perché io... Ce la farai? Mio pensiero, sì, con la forza... Economicamente, seguire una causa 10, perché se si parla di 10, 5, sì, 10, sì. 15 anni... Non è facile. Una causa civile... Non è facile. Quanti sono i danni? Cosa chiedono gli avvocati? Non lo so, questo non è un discorso, perché poi devi andare a trovare... C'è anche un danno biologico? Stanno valutando sinceramente. Morale d'immagine su questo qua non ci piove, perché quello che è successo, cioè tu non mi puoi giudicare su delle carte della procura, mi ci metti fuori addirittura perché limitato nelle doti relazionali. Cioè io ero limitato nelle doti relazionali, cioè proprio impazziti proprio. Tonino, quindi scusa, da questo punto di vista non posso entrare, perché non so ancora. Tonino, il 24 marzo 2015 arriva questa formula piena, addirittura il pubblico ministero che dice non c'entra nulla. Procuratore generale. Il 25 chi ti ha chiamato? La prima telefonata? Tantissime telefonate, ma già alle 3 di mattina. Vincenzo Logozzi è stato uno che mi ha mandato un messaggio, un ex presidente dell'AIA. Ma a livello nazionale? Il giorno dopo mi hanno chiamato parecchie persone, sì, parecchie persone, ma non quelle persone che si erano allontanate, alle quali io non avevo più risposto al telefono. Mi hanno chiamato i veri amici, ex arbitri, ex assistenti, con i quali ancora mantengo un ottimo rapporto. E la prima telefonata che fece alle 3 di mattina la fece a mia madre, che si svegliò di soprassalto, gli diede sta notizia e sinceramente mi emozionai tantissimo, sì. E poi i miei figli il giorno dopo, poi è iniziato tutti le testate giornalistiche locali a chiamarti, la telefonata, qualche televisione, così ho fatto qualche comparsa, qualche intervista, una con i miei figli che ci tenevo a farla per dimostrare che ho fatto questo per i miei figli, e poi ho scelto il silenzio, perché io penso che queste cose da un certo punto di vista devono andare nel dimenticatoio e se le deve ricordare soltanto la persona che l'ha subita, perché se tu fai
da tramite e fai pesare quello che ha subito alle persone più care, in questo caso qua io sottolineo la mia famiglia, che è quella che da questa notizia è stata distrutta. Distrutta? Sì, distrutta. Moralmente mia madre e mio padre sono stati distrutti. Ci stanno guardando? Penso di sì, penso di tutte sì. Gliel'ho detto a mia madre, gliel'ho accennato e penso che ci stanno guardando. Sono stati, perché poi alla fine i miei figli... Cosa gli vuoi dire a tua madre? Che la ringrazierò sempre per la fiducia che mi ha sempre dato, i valori morali che mi ha sempre insegnato, la buona educazione. Io ricordo che quando di solito c'è una situazione del genere si va dalle persone più care e ti abbracci la madre e chiedi... E ce n'è una sola di madre poi. E in quel momento tua madre cosa ti ha detto in quel momento? In quel momento non si dava una motivazione, perché quello che successo era impossibile proprio, era praticamente impossibile, come poi si è rivelato poi alla fine, perché loro ci hanno creduto sempre nella mia piena... Mamma e papà. Ma tutti i miei parenti. Sì, dico, in quel momento di sofferenza alta per te, tu vai da tua madre, da tuo padre... Ti scambi una pacca sulla spalla, cerchi tu di farla stare meglio, di dirgli che presto si sorverà tutto... Poi iniziano le udienze, iniziano le cause, iniziano gli avvocati che chiamano, i bonifici quest'area, che devi fare. Quest'area di sospetto degli altri, di chi pensa di giudicarti senza sapere, questa è la cosa peggiore di quelle persone che poi alla fine... Guarda, io ci vorrebbe più tempo, però questo lo devo raccontare. Dai. La prima udienza a Napoli, eravamo in 48 là, perché andavano espletate le formalità di rito, e c'era la Casoria, il giudice principale si chiamava Casoria, si chiama ancora, penso che faccio il giudice. È una cosa che non mi dimenticherò mai, e c'erano due giudici all'altra, e più c'era il cancelliere. Quando si è aperta, perché era videoregistrata, c'erano tutte le televisioni del mondo. Sì. Io non ho mai visto tante telecamere in una sala, in un'aula di tribunale. Sì. Mai, credimi Lino, neanche negli stadi. Questa, la Casoria, l'operazione si chiamava Offside, è stata denominata Offside. Si girò al giudice all'atere e chiese che significava offside. Immagina. Fuori gioco, no? Certo. Fuori gioco. Quindi, per dirti, eravamo già partiti male. Si era già partiti male. Lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Perché erano presenti tutti. Non sapeva neanche il nome dell'operazione che lei andava ad affrontare. Cioè, lei doveva giudicare 48 persone. E non sapeva come si chiamava l'operazione. Che cosa significava offside. Addirittura. Questa è un po'. Vi siete guardati lì poi tutti quanti. Una risata generale c'è stata proprio. Una risata generale. Che poi qualcuno ha dovuto pure intervenire per richiamare all'ordine tutti i presenti. Perché eravamo centinaia di persone in una stanza piccola. Un'aula piccolissima di tre persone. Questa è una delle tante cose. Poi tutte le udienze, nessuno è venuto a dire, dattilo dei testimoni, è stato, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Poi una cosa che volevo sottolineare, le indagini fatte dalla Procura di Napoli si riferiscono alla stagione sportiva 2004-2005. Io, essendo stato associato a Moggi, Giraudo, la Juve e compagnia bella, in quella annata sportiva non ho mai arbitrato la Juve, né in campionato, né in Coppa Italia, né in amichevole e né in tornei vari. Io non ho mai diretto la Juve in quell'anno là. Quindi se io sono un uomo di Moggi, sì, o lo sono stato, io devo arbitrare, perché più si arbitra, se poi arbitri la Juve... Ancora meglio, voglio dire. Per capire l'aggancio che c'è. Io non ho mai arbitrato la Juve in quell'anno là. Quindi già questo discorso qua doveva chiudere, durante le indagini preliminari, doveva chiudere il cerchio. Secondo te tu potevi uscire prima dalle indagini? Io ci credevo di uscire prima. Io ero convinto che avrei tornato ad arbitrare a calcare i campi. Cioè tu tornavi di nuovo? A distanza di un anno. Potevi tornare ad arbitrare? Ero fiducioso, perché l'accusa mia è di una partita, Udinese e Brescia, questa mi contestano. Udinese e Brescia? Sì, del 26 settembre del 2004. Se avessero trovato subito, perché capito subito, tu sì, potevi tornare ad arbitrare di nuovo? Certo, io dovevo essere assolto fuori dalle indagini. Anzi, non dovevo proprio entrare nel processo. Doveva essere prosciolto in fase preliminare. Invece è stata un'ingiustizia. L'unico rammarico è questo. Perché loro dicono che durante questa partita qua... Senti, quanto vale questo fatto che tu eri un calabrese che non è stata eliminata subito? Probabilmente questa va. Vale anche come calabrese? Io no, origine? Da questo punto di vista no, perché siamo 48.
No, no, dico, non mi sono spiegato. Cioè, probabilmente anche la regione di appartenenza, in questo caso, prosciolto, calabrese, dice no, può darsi che... il pensiero negativo nei confronti della regione. Però tu, se fai una trasmissione poi alle 16.35, no? Tu sai quello che hai fatto e quello che hai detto. Certo. E ti assume la responsabilità di quello che dici e quello che fai. Certo. Che io quando posso ti seguo. Grazie. Capito? Quindi io ho la coscienza a posto. Perché dico questo qua? Perché non ho letto le carte? 30 secondi ti rubo. Perché in questa famosa partita, quindi era la terza gara del campionato di Serie A, stagione sportiva 2004-2005, io andai a dirigere Udinese e Brescia, va bene? E in quella gara ammonì Montari, Pinzi e Di Michele, i quali l'accusa dice che sarebbero stati squalificati per la domenica successiva quando giocava Udinese e Juventus. Quindi era un fatto che tu... Un dolo disciplinare. Che addirittura. Invece io ho ammonito i tre giocatori, ma i tre giocatori hanno giocato perché non erano in diffida e quindi non andavano incontro. E questo è stato spiegato. È stato spiegato, certo. È stato espulso il signor Jankulowski e l'ha fatto allontanare dal campo la segnalazione dell'assistente Camerota. Io queste cose qua le ho portate alla federazione, ai tribunali. Cioè io in quella partita là non ho fatto niente, ho fatto il mio lavoro. A distanza di anni, sempre con l'esperienza... Scusami un attimo, per finisco proprio. Sì, tranquillo. Per dire proprio l'accusa infamante, perché alla fine di questa partita, che è finita alle 16.52, viene intercettata una telefonata alle 16.55 dal signor Giraudo, ex amministratore delegato della Juventus Calcio, della FC Juventus, al signor Moggi. Sì. E dice testuali parole, sono agli atti, vi posso pure far vedere. No, non c'è bisogno. Far vedere. Luciano, hai visto la Udinese Brescia? Risponde Moggi, no, ho visto un'altra partita. Ah, dice Giraudo, io ho visto Udinese Brescia. Se l'arbitro era sveglio, virgolettato, dimezzava l'Udinese. Questa è la frase che mi ha fatto patire. Questa frase. 3.825 giorni. Mi ha fatto spendere un patrimonio, mi ha fatto passare la voglia, diciamo, di tutto. Cioè, per questa frase io sono stato rinviato a giudizio. Senza accettare niente, senza intercettazioni, senza niente. Solo no. Tra un commento tra due persone. Sì, tra due persone. È una famosa scheda svizzera che la voglia, magari ce l'ha preso, che si mette ad avere contatti due mesi dopo questa partita per la durata di 27 giorni. È la prima cosa che il procuratore generale ha stralciato, perché erano contatti, non c'erano conversazioni, nonostante abbiano chiesto una rogatoria all'autorità svizzera e non l'hanno ricevuta quello che hanno fatto. Questo che significa? Che sarà stato un processo mediatico? Non lo so. Sarà stato un processo per fare un calderone al si salvi qui poco, come ho detto prima? Sicuramente qualcuno avrà sbagliato, probabilmente. Però è impossibile che va a pagare soltanto un arbitro. Perché siamo stati tutti, chi si è avvalso della prescrizione e chi è stato... Quanti sono avvalsi della prescrizione? Se non vado errato, un paio, uno sicuro, la Calbuto di Gallarate. Altri no, perché hanno capito come... Io e Bertini siamo andati in Cassazione e siamo stati assolti. Bravo. Pieri e gli altri in primo grado condannati a 3 anni e 4 mesi, in appello, rito abbreviato, assolti. Assolti. Senti, io credo di aver fatto il mio dovere oggi. Certo. Il dovere mio, ma anche il dovere ai tanti calabresi e ai tanti amici della Locri, della zona ionica, perché queste zone sono sempre maltrattate, zone abbandonate, non vissute come si devono vivere. Io credo che quando c'è una buona televisione, una buona informazione, io ti ringrazio intanto che hai scelto di venire ad Articolo 21, non mancherò occasione, ma faccio un appello legato ai dirigenti di squadra di Serie D, perché ci sono molti di Serie D, ma anche poi d'altro io ho un amico che ha una squadra che è il Cittanova, che è Francesco D'Agostino, che poco fa ci hai parlato, ecco, che tu sei disponibile e sei pronto, ecco, non è che voglio trovarti il lavoro. No, ma se c'è un progetto, se ci sono dei progetti interessanti, il tuo messaggio l'ho capito benissimo, assolutamente. Se ci sono progetti interessanti, assolutamente, io credo che tu devi
debba rientrare, non debba soffrire più di quanto hai sofferto, a parte l'aspetto economico, perché è una sofferenza, quando bisogna uscire soldi non entrano, diventa veramente difficile. È stata veramente, è stata dura, ed è dura, perché non si può dimenticare nulla. Assolutamente. Io rimango a disposizione, rimango sempre pronto ad affiancare la tua libertà e il tuo pensiero libero. Tieni conto che credo che, come articolo 21, ci sono altre televisioni, ci sono altri giornalisti, credo che debbano dare grande risalto alla tua storia, perché la tua ingiustizia è la mia ingiustizia, la tua ingiustizia è la ingiustizia di tanti calabresi. Io dico sempre a chi ci segue: difendete la mia libertà, perché difendendo la mia libertà io oggi ho potuto rappresentare la tua. Grazie, Dattilo. Io, se mi permetti, io ti ringrazio delle belle parole. Sono venuto qua, ci siamo sentiti al telefono e ho sposato subito questo tuo invito, l'ho accolto molto volentieri, perché avevo deciso di un attimino, non del dimenticatoio, però di che questa storia qua ormai va a scemare, quindi bisogna un attimino devi ripartire piano piano. Però non voglio dimenticare di ringraziare tutti gli amici, certo, che mi sono stati vicini, assolutamente. Voglio dire, chi si è eclissato, come ha detto alla dottoressa Ferro, gli zombie poi risusciteranno, nel caso suo sono uscito da me, e io naturalmente ho preso le distanze perché non ho risposto neanche al telefono. Hai fatto però benissimo. Tante persone mi sono state vicine, soprattutto l'aspetto familiare, genitori e tutto. Chiudo dicendo, perché devo continuare, sì, perché abbiamo il sindaco di Montavola e la storia delle Iene, che ieri sera ha di nuovo tirato fuori altre prove, dove praticamente butta di nuovo nel un problema serio di questa regione, di questo mare, di questo inquinamento, che vorremmo capire di più. Io credo che in un contesto televisivo, in un contesto come la trasmissione, poco fa eri legato ai ringraziamenti, io credo che molti calabresi oggi hanno capito che chi vive un'ingiustizia, se non c'è qualcuno che poi tira fuori tutto questo, rimane una vita nell'onestà, una vita a raccontare, a lavorare, basta un attimo, non fu uno sgambetto, basta poco per distruggere, nessuno poi ti ridarà quello che tu eri, perché questo è, ecco, l'informazione dovrebbe usare più questo tipo di informazione, ritrovare il coraggio di ridare dignità a chi qualcuno gliel'ha fatta perdere, questo credo. Io chiudo, vi ringrazio, ti auguro buon lavoro, ti chiedo soltanto di fare un saluto velocissimo a una signora che ti segue sempre, sì, la signora Ninetta, che in questo momento non sta attraversando un buon momento, è in ospedale, se la saluti, Ninetta, è una ragazzina di 87 anni. Una ragazzina Ninetta. Di 87 anni, la che signora si chiama Ninetta. 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 Dicono che articolo 21 è una entra nelle case, entra nelle famiglie, dal più piccolo alla nonna. Spesso alcuni ragazzi e giovani, quando entrano in casa della nonna o della mamma anziana, c'è articolo 21, c'è Polimeni, e appena entro io grida: non toccare il telecomando. Ecco, questa loro sono i grandi difensori, e perché grazie anche ai nonni tanti ragazzi poi capiscono che valore ha questa trasmissione. Grazie a Ninetta, ma io ringrazio anche tutte le nonne e coloro che ci seguono con stima. Grazie a Tilio Dattilo, viva questa grande libertà e anche questa grande ingiustizia che oggi hai superato. Riprenditi la vita e riprendi a lavorare. Io spero che qualche società di calcio ti chiami come dirigente, perché tu hai fatto il direttore generale. Io credo che tu, questa nuova, perché ti sei dimesso proprio da arbitro, riprendi con questa nuova sicuramente iniziativa legata al lavoro, esperienza, ma con quella acquisita di arbitro in Serie A, con i contatti che hai, con l'esperienza del marketing, della comunicazione, sicuramente può essere una buona cosa per una società che crede in un buon progetto. Grazie, pubblicità, e poi ci sarà il sindaco di Montauro, si ritorna al caso delle Iene, ieri sera è successo di tutto, ve lo faremo vedere. Auto Global è Centro My Glass, network italiano leader nella cura dei cristalli. Sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli industriali, commerciali e autobus. Inoltre operiamo con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, l'intervento sarà totalmente gratuito. Global Grandine è specializzata nella tecnica a freddo per le riparazioni da grandine, urti da parcheggio o piccole bolle sull'autovettura. Inoltre permette di ridurre il costo della riparazione e di mantenere la verniciatura
cura originale e per una maggiore garanzia di igiene eseguiamo la sanificazione dell'abitacolo e dell'impianto di climatizzazione con l'innovativo trattamento a ozono. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta, offrendo tanti servizi: autocarrozzeria, oscuramento vetri, lucidatura fari, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Ma non finisce qui. Siamo iCar Center, sistemi di sicurezza. Da oggi puoi stare tranquillo. Niente più furti, perché la tua auto sarà identificata in modo permanente. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure. I centri Auto Global sono a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e Sellia Marina Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73. autoglobal@libero.it. Uniform, il nuovo store di abbigliamento professionale delle migliori marche. Offre una gamma di prodotti esclusivi a clienti estremamente esigenti. I capi proposti sono frutto di un'attenta analisi di mercato che si traduce in qualità e vestibilità per la propria clientela. All'interno dello store di Catanzaro, su una superficie di 200 metri quadrati, una vasta scelta per i settori chef, ristorazione, oreca, fornitura alberghiere, personale domestico, capi di abbigliamento per estetiste, parrucchieri, divise medicali, camici e calzature certificate, oltre che abbigliamento ad alta visibilità. G-Uniform, rivenditore ufficiale G-Blors, azienda leader del mercato con partner di caratura nazionale e internazionale come gli chef Antonino Cannavacciuolo e Massimo Bottura, oltre che il main sponsor dell'ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana. I capi riescono a fondere innovazione tecnica e stile italiano con una componente fashion. G-Uniform, unica realtà su Catanzaro per il settore soft air. Inoltre potrete trovare Airsoft Gun, accessori e abbigliamento tattico e militare. G-Uniform, Viale De Filippis 196, Catanzaro. www.guniform.it. Semeraro ti offre la possibilità di scegliere l'arredamento su misura per la tua casa, dove ogni ambiente viene accuratamente studiato e proposto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Visita la vasta esposizione di arredi di ultima generazione di alta qualità. Oltre al vasto assortimento di mobili e complementi d'arredo, scegli tra i tanti accessori che possono rendere unica e accogliente la tua casa. Da sempre Semeraro propone le migliori marche di arredamento made in Italy, in grado di contribuire all'efficienza del servizio e mantenere alti gli standard qualitativi. Infatti ogni settimana è in grado di offrire una scelta di proposte d'acquisto a prezzi promozionali su tutte le categorie d'arredo e ogni articolo per la casa, con la possibilità di finanziamenti personalizzati in comode rate a tassi agevolati. Il personale viene formato e specializzato per poter dare informazioni e consigli, offrendo un servizio serio e professionale con la consulenza gratuita di un esperto arredatore che saprà accompagnare il cliente nella scelta migliore, con servizi personalizzati e attenti ad ogni esigenza. Il trasporto e il montaggio dei mobili è affidato a uno staff qualificato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Attenzione, Semeraro presenta una novità grande come una casa. Si chiama Casa ed è la tua nuova carta fedeltà. Al momento della sottoscrizione otterrai il 10% di sconto, spendibile fin da subito su tutto. Sì, tutto! Ma non è finita qui. Su tantissimi prodotti selezionati lo sconto arriva fino al 30%. Vieni a sottoscriverla gratuitamente. Semeraro, strada statale 280, Lamezia Terme, Catanzaro. Numero verde 800 893 975. Da cellulare 030 80 87 137. www.semeraro.it. Aversa SRL opera nel settore da 15 anni. Ricerca costante, applicazione di tecnologie costruttive, collaboratori esperti e fidati garantiscono velocità d'esecuzione e assistenza a 360 gradi. La scelta giusta per chi intende mettere il futuro della propria casa in mani fidate. Nella splendida Davoli Marina, a solo 300 metri dal mare, Aversa realizza ville singole di varia metratura su due livelli,
con possibilità di personalizzare l'interno utilizzando la nuova tecnologia in regola con le nuove normative. BioLiving, un sistema costruttivo antisismico ed isolante che assicura qualità e durevolezza. Tutto questo con solo 139.000 euro. Scegliere BioLiving significa antisismicità e sicurezza, risparmio dei consumi energetici, resistenza e affidabilità, economie realizzative. La risposta più avanzata e vantaggiosa in termini di tempo, bilancio economico e soluzione tecnica per garantire la massima soddisfazione del cliente con un'attenta consulenza e assistenza. Il personale offre supporto per l'ottenimento di mutui o leasing. Per un appuntamento 0967 57 25 07. Aversa progetta, costruisce, vende. Aversa SRL Costruzioni Edili, via Amendola 14, Davoli Marina, Catanzaro. www.aversasrl.com. Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto. Expert Crotone. Consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia. Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il parco commerciale Acropolis, strada statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio. Tutti i giorni, anche la domenica. www.expertcarbone.com. Proviamo a farci confermare questa incredibile storia dal comandante dei carabinieri, oggi in pensione, che all'epoca seguì il caso. Stranamente però all'inizio sembra non ricordare la storia del fotografo. La famiglia si ricorda benissimo che la stazione dei carabinieri, lei era, comandavo io, sì. Comandava la stazione dei carabinieri, chiamò il fotografo. Se sono intervenuto, ci sono gli atti. Ma lei si ricorda questa situazione? Adesso vagamente, non c'ho. Lei si ricorda questi tre fusti gialli? Sinceramente no. Quando chiamò il fotografo a fotografare? Ho chiamato il fotografo, proprio non ricordo, l'ho chiamato se per i fusti o per qualcos'altro. In alcune foto sembra che ci sia anche lei vicino ai fusti. Portatemi la foto che ve la confermo, più di questa non vi posso dire. Lei quanti bidoni gialli ha trovato in vita sua? Non so se era o uno o due, non mi ricordo di preciso. Però c'erano i bidoni. Sì. Bidoni che poi se l'hanno presi loro, perché è intervenuta la procura e la procura c'era il dottor Porcelli all'epoca. Quindi mo se le ricordate i tre bidoni? Ricordo, sì, è stato effettuato un sopralluogo, è fatta un'informativa. Ad ogni modo in procura ci sono gli altri. La questione dei fusti è una cosa anomala, pertanto all'epoca non ci si è dato peso. Ma qualcuno che questo peso glielo dava era proprio il procuratore Porcelli, che aveva un'indagine aperta su questi maledetti bidoni. Però ci dice che quei fusti non sono mai stati ritrovati, quei fusti famosi. Io non li ho mai visti. Credo che non li abbia visti nessuno. Rimane il fatto che quelle navi sono realmente affondate, adesso siamo tutti d'accordo, ed è motivo di preoccupazione per tutti. Il maresciallo Giglio se lo ricorda? Giglio no. Il comandante della stazione Gasperina? Forse sì. Io sono vecchietto, sa, mi pare di ricordarlo. Maresciallo Giglio, in un giorno particolare, si spiaggiarono tre bidoni. Chiamò un fotografo, fecero le fotografie. Questi bidoni erano gialli con un teschio nero. E poi lui ci ha confermato oggi che quell'incartamento è andato in procura
al procuratore Porcelli? No, da me sicuramente no, non me lo ricordo proprio, ma è una buona memoria, sa. Ha una buona memoria? Ho una buona memoria. Ecco, appunto. No, non me lo ricordo proprio questo. È intervenuta la procura, e la procura c'era il dottor Porcelli a lei. Potresti capire, c'è il maresciallo Giglio, si chiara, solo io che non me lo ricordo. Però lei, cioè, dato che non si trovavano bidoni tutti i giorni, se l'avesse visto delle fotografie... Me lo sarei ricordato. A meno che no, avanzo un'ipotesi, che questo ritrovamento verbalizzato dal maresciallo Giglio sia avvenuto prima che io iniziassi le indagini. È intervenuta la procura, e la procura c'era il dottor Porcelli a lei. È venuto dopo? No, non me lo ricordo proprio, no. Forse è bene partito dall'inizio. Lei lo sa com'è nata questa indagine? Un professore del liceo scientifico ebbe la pensata di fare una scuola pratica ai suoi alunni e andò sulla spiaggia con il contatore Geiger a misurare la radioattività della spiaggia. Questo in che anni? 94-95. O il contatore non funzionava, o era lui che non sapeva funzionare, vennero fuori dei valori veramente allarmanti. Queste misure a Pionio erano, secondo il mio modestissimo avviso, in regola, appunto. Quindi c'era un tasso di radioattività più alto della normalità. Però ribadisco, io li feci con degli strumenti che, per quanto precisi, erano comunque strumenti didattici, per cui rimanemmo tutti perfettamente d'accordo che avrebbero dovuto fare delle indagini maggiori. Fecero le indagini senza trovare assolutamente nessuna alterazione. Noi a questo punto abbiamo chiesto al professore un incontro, ma ci ha risposto così. Fu tartassato da questo punto di vista, senza contare che questo è, come dire, la punta di un iceberg, lei capirà. Cioè, quindi... lei mi sta dicendo ha famiglia. Ha capito perfettamente. C'ha famiglia, ha capito perfettamente il professore, c'ha famiglia, però quello che è emerso anche con il dottor Porcelli, quando l'abbiamo intervistato noi, la prima intervista che ha rilasciato Porcelli l'ha rilasciata ad Articolo 21, e questa cosa non è emersa. Abbiamo una telefonata. Voglio sentire la telefonata. L'ingegner Colosimo non risponde più. Dai, ingegner, forza, coraggio. È lei che ha chiamato prima Polimeni. Ha proprio chiuso. Richiamatelo, richiamatelo. No, perché ci ha coinvolto, non per altro. E ci ha chiesto, ci ha detto, quando avete bisogno di noi, chiamatemi che io sono a disposizione. Richiamalo. Facciamo vedere anche il volto dell'ingegnere Colosimo, che abbiamo avuto il piacere di parlare al telefono qualche giorno fa. Ce l'abbiamo? Ah, proprio... è occupato o proprio ha chiuso subito? No, era occupato prima, l'ha chiusa la telefonata. Poi adesso lo stanno avvisando che la stiamo cercando. Va bene, ok. Certo, ingegnere Colosimo, che con tutto il rispetto per lei e per l'attenzione che ha avuto verso Articolo 21, non pone bene questa cosa. Buon pomeriggio al sindaco di Montauro. Buon pomeriggio, sindaco. E allora... allora, ad Articolo 21 ha sentito, io spero che l'ingegnere probabilmente è impegnato, non ha risposto, forse non ha conosciuto il nostro numero, l'altra volta ci ha chiamato lui ci ha chiamato, ecco, vogliamo dire all'ingegnere, se ci chiama probabilmente non conosce il numero, se chiama lo 0961 77 2890, perché quello che emerge dal servizio delle Iene, lei quasi quasi che... non ha voluto rispondere più perché temeva qualcosa, questo è quello che emerge. Cosa emerge dalla puntata? Sindaco, buon pomeriggio. Allora, cosa, io credo che la trasmissione di ieri sera, non ha, di fronte all'inchiesta di Giulio Golia, mi pare che emerge un maresciallo dei Carabinieri che noi abbiamo detto nell'intercettazione, nella telefonata che faceva l'ingegnere Colosimo. Ce l'hai quel pezzo dell'ingegnere Colosimo quando dice a Polimeni, nel pezzetto, ce l'hai, Vanni? Ecco, è quella telefonata dove... Pronto, ingegnere?
Sì, buonasera. Ah, meno male, ingegnere, perché da quello che sembra, sembra che Giulio Golia ha detto l'ingegnere non risponde, teme, ha paura e quindi non risponde più al telefono. Ha paura di cosa, scusi? No, io, l'ha detto, l'ha fatto capire Giulio Golia ieri che lei non risponde più al telefono a Giulio Golia. Ma non ho proprio idea, io rispondo in genere al telefono. Ma Giulio Golia l'ha cercata ieri e non ha risposto. Assolutamente, a me non risulta. Ma è quello che dichiara lui e poi glielo faccio sentire. Aspetti un attimo, glielo faccio sentire, rimanga in linea, ingegnere. Un attimino, prego. Un attimo, anche perché lo ringrazio che ha risposto all'articolo 21. Noi siamo qui per il bene del territorio, ma credo che tutti quanti. Sentiamo la parte finale, se risentiamo l'ingegnere, per favore, la telefonata e l'intervista di Giulio Golia con l'ingegnere. Rimanga in linea, ingegnere, grazie. Sì. Ingegnere Colosimo, nel 93 aveva visto dei fusti gialli buttati in riva al mare. Abbiamo trovato però questo documento, una deposizione di Colosimo redatta davanti al procuratore Porcelli del 6 maggio del 1995. Mi ricordai di un episodio riportatomi da terzi. Sarebbe avvenuto lo spiaggiamento ad opera del mare di alcuni barili di colore giallo. Erano scesi alcuni uomini che avevano portato via i fusti spiaggiati. E questo l'avrei detto io? Sì. Ah. Eh sì, il verbale parla chiaro. Sarebbero stati poi immediatamente prelevati da operatori sbarcati da un mezzo navale di colore rosso. Erano arrivati due grandi battelli in cui l'ingegnere aveva visto i nomi Isola Gialla e Corona. Giuro, non è vero. Ricordo che nel periodo in questione in Calabria operavano due battelli entrambi di colore rosso e denominati Isola Gialla e Corona. I battelli appartenevano alla Castalia, una ditta dell'IRI che si occupava di uno sbattimento di rifiuti nucleari. Non so neanche cosa sia la Castalia. Eppure nel verbale la nomina chiaramente per conto del gruppo Castalia, IRI. Anzi, addirittura ricorda con precisione la società armatrice e il titolare della società. Io non ho mai visto bidoni spiaggiati né tecnici che li prelevavano. Mai. E questo potrebbe anche essere vero, perché il verbale parla di un episodio riferito da terzi. Ma perché negare tutto? Avevamo poi chiesto all'ingegnere cosa sapesse della storia dei due cugini squillacioti. E lui, molto vagamente, ci disse. Io ricordo che mi raccontò che ci furono una pallottola di fango, ma che si sia bruciato non l'ho sentito mai dire. Nel verbale dichiara chiaramente che Fausto gli aveva raccontato: tirammo su una palla di fango che procurò al contatto sia a me che a mio cugino bruciore e forte prurito alle mani. Anche il cugino che stava a bordo con lui? Il cugino? No, non lo so questo. Hanno preso tutti e due la stessa malattia. Ma anche lui di leucemia? Madonna mia. Ma lo sapeva benissimo. Sentite qua, successivamente mio cugino morì di leucemia e io contrassi la stessa malattia. Letto e sottoscritto Stefano Colosimo. Queste dimenticanze ci sembrano quantomeno curiose. Abbiamo provato più volte a ricontattare l'ingegnere Colosimo, ma non ci ha mai più risposto al telefono. Ingegnere, come risponde a Giulio Golia? Allora, io ribadisco, quando facevamo i lavori di posa in opera delle strutture sommerse, giusto, Stefano, progetto... Stefano Colosimo, giusto, ingegnere, giusto? Stefano, per cui sì. Non Salvatore, Stefano. Stefano, chiedo scusa, Stefano Colosimo. Prego, è di che? Prego. Allora, io ricordo perfettamente, primo, che Fausto trovò una palla di fango grigio in una rete che aveva messo a mare a Calalunga. Secondo, che mi disse che l'aveva gettata a mare. Non ricordo che gli avesse provato bruciore o formicoli alle mani, ma probabilmente è solo una mia dimenticanza. Due, ricordo perfettamente che mentre facevamo la posa in opera a mare delle strutture di cui dicevo prima, mi telefonò per dirmi che c'era un bidone spiaggiato sulla spiaggia di Camigna e che io gli dissi: vai a denunziare il fatto ai carabinieri senza toccare il bidone. Perfetto. Poi mi riferì che questa denuncia era stata fatta. Perfetto, ma infatti Giulio Golia, dalla telefonata che lei fece all'articolo 21, disse questo particolare del carabinieri Gasperina, e da qui riparte la sua indagine in merito a quello che lei ha detto ai fratelli, il fatto che poi sono andati dal maresciallo Gasperina, il maresciallo non ricordava inizialmente, un po' di confusione in questa storia, ma tra l'altro vuole rispondere alle domande, primo, che lei ha detto
che lei, Golia dice che lei nega tutto, che c'era un verbale. No, io mi perdono, io non nego, io posso affermare quello che so e che ricordo. Certo, certo. Ma non posso dire quello che fa piacere a qualcuno che io dica. Non allora, a me, non a me, perdoni, non io a me. Vorrei fare il punto un attimo. No, non a me, io voglio che lei chiarisca perché la trasmissione di ieri sera delle Iene non ha lasciato la Calabria in una bella posizione, mi crede, ingegnere? Guardi, io ho dedicato la mia vita al mare, tant'è che dal mio progetto Pegaso è nata la restituzione della riserva di Capo di Sud. Assolutamente sì. Che non ci sarebbe stata. Poi ho realizzato questo progetto per la protezione della fascia costiera marina e ho dato a Golia una copia di una pubblicazione dell'Università di Bologna relativa ad un intervento, sempre progetto Pegaso, realizzato in Campania per la protezione della fascia costiera da Capo Paninuro fino a Salerno, che è probabilmente il più grande intervento del genere mai fatto. Poi ho realizzato con l'Università di Reggio un progetto per la reintroduzione del corallo nella fascia costiera e abbiamo messo a mare delle strutture davanti Tropea dove abbiamo reimpiantato il corallo che abbiamo continuato a monitorare per 6 anni. Poi ho realizzato i progetti di tutti gli impianti di depurazione costieri da Monasterace fino a Crotone compresa. No, non so cosa altro posso fare per difendere il mare, mi creda. Allora, io però vivo in Calabria, pur essendo nato a Napoli, e ho casa a Montauro. A Montauro io ho fatto crescere le mie figlie sulla spiaggia. Se avessi saputo che c'era il rischio di radioattività, io non avrei portato le mie figlie a mare lì. E come ho già detto a Golia, avrei sicuramente informato la collettività di questo rischio, ma prima di me lo avrebbe fatto la procura. Mi segue? Sto ascoltando. Lei mi sta sentendo? Sto ascoltando in io non rigoroso so silenzio. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Benissimo. In diretta televisiva d'articolo 21. Siamo in diretta. Sì, mi perdoni, stavo lavorando. Comunque. Sì. Noi abbiamo, io ho accompagnato i tecnici della procura con un fisico, mi pare di averglielo detto l'altra volta, sì, che si chiamava Agostino Diano, che lavorava per l'ASL. Abbiamo misurato, hanno misurato alla mia presenza la radioattività lungo tutta la spiaggia fino a Pietragrande e solo in corrispondenza dell'acquaparca, acqua scivolo, come si chiama, di Cala Lunga, fu misurata radioattività naturale. Mi segue? Sì, sto ascoltando, sì, prego. Ecco. Dopodiché, altra radioattività non ne abbiamo trovato. I famosi prelievi che fece sulle navi sommerse sotto costa, però, Sì. Questi prelievi io li consegnai alla procura. Anzi li prelevai, io prelevavo, andavo sul fondo, prendevo, portavo un barattolo di vetro in cui con le mani raccoglievo i sedimenti, li infilavo in questi barattoli, poi li passavo su in barca, non ricordo. Ingegnere, mi scusi, però ingegnere, guardi ascolti, ingegnere, siamo in diretta televisiva, c'è il sindaco di Montauro in studio che sicuramente la saluto. Buonasera, Leo Procopio. Ciao Stefano, ciao. Allora, ciao. Allora, il punto è questo: lei, al di là di quello che sta dicendo l'articolo 21, che va in onda in tutta la Calabria, in streaming anche in Italia e nel mondo, il punto è un altro, che Giulio Golia, quando le pone la domanda, adesso rispondo alle mie domande, ma non come giudice o come magistrato, io le chiedo nel bene... No, io le rispondo come risponderei a un magistrato. Perfetto, ma non... vabbè, io le sto chiedendo. Nella deposizione che lei fa a Porcelli, con il documento in mano di Giulio Golia, lei praticamente dice falso, non ho fatto nulla, non ho dichiarato nulla di tutto questo, ma lì c'è un documento firmato da lei.
Ma quale documento, mi perdoni? È quello che hanno fatto vedere durante l'intervista che hanno fatto Giulio Golia, ha fatto a lei, e glielo faccio vedere. No, glielo Giulio faccio... Golia a me non ha fatto vedere alcun documento. No, ma mi scusi, un attimo. Lei sta dicendo che Giulio Golia ha fatto vedere un documento falso? E ce l'abbiamo qua la sua firma. Non ha fatto vedere nessun documento. E c'è la sua firma, Stefano Colosimo. Sì, e cosa dice questo documento? Glielo faccio ripetere. Allora, un attimo che le faccio riascoltare. Ma lei l'ha vista la puntata delle Iene ieri sera? No, non l'ho vista la puntata. Allora, guardi cosa ha dichiarato facendo vedere il documento in mano nel suo salotto. Credo che eravate a casa vostra durante questa intervista. Le faccio riascoltare. Sì, ero a casa mia. Un attimo, le faccio riascoltare tutto, grazie. Andiamo, no, ragazzi. Ingegnere Colosimo, nel 93 aveva visto dei fusti gialli buttati in riva al mare. Abbiamo trovato però questo documento, una deposizione di Colosimo redatta davanti al procuratore Porcelli del 6 maggio del 1995. Mi ricordai di un episodio riportatomi da terzi. Sarebbe avvenuto lo spiaggiamento ad opera del mare di alcuni barili di colore giallo. Erano scesi alcuni uomini che avevano portato via i fusti spiaggiati. E questo l'avrei detto io? Sì. Ah. Eh sì, il verbale parla chiaro. Sarebbero stati poi immediatamente prelevati da operatori sbarcati da un mezzo navale di colore rosso. Erano arrivati due grandi battelli in cui l'ingegnere aveva visto i nomi Isola Gialla e Corona. Giuro, non è vero. Ricordo che nel periodo in questione in Calabria operavano due battelli entrambi di colore rosso e denominati Isola Gialla e Corona. I battelli appartenevano alla Castalia, una ditta dell'IRI che si occupava di uno smaltimento dei rifiuti nucleari. Non so neanche cosa sia la Castalia. Eppure nel verbale la nomina chiaramente per conto del gruppo Castalia, IRI. Anzi, addirittura ricorda con precisione la società armatrice e il titolare della società. Io non ho mai visto bidoni spiaggiati né tecnici che li prelevavano. Mai. E questo potrebbe anche essere vero, perché il verbale parla di un episodio riferito da terzi. Ma perché negare tutto? Avevamo poi chiesto all'ingegnere cosa sapesse della storia dei due cugini squillacioti. E lui, molto vagamente, ci disse. Io ricordo che mi raccontò che uscì fuori una pallottola di fango, ma che si sia bruciato non l'ho sentito mai dire. Nel verbale dichiara chiaramente che Fausto gli aveva raccontato: tirammo su una palla di fango che procurò al contatto sia a me che a mio cugino bruciore e forte prurito alle mani. Anche il cugino che stava a bordo con lui? Il cugino? No, non lo so questo. E hanno preso tutti e due la stessa malattia. Ma anche lui di leucemia? Madonna mia. Ma lo sapeva benissimo. Ecco, c'è la firma, un attimo, mettete le due firme, del pubblico ministero e di Stefano Colosimo. Ingegnere, io ho qui il documento che stanno vedendo tutta la Calabria, dove c'è la sua firma. No, mi scusi un attimo, io potrei accendere il televisore e vederlo. Prego, no, accende il televisore, canale 17. Sì, un attimo, soltanto. Oppure vada, c'è lo streaming in tempo reale, se c'è lo streaming www.telecalabria.it. No, ma io posso vedere lei dove si trova, perché lo raggiungo. Vuole venire in studio lei? Sì, ma, io vengo subito. Ma dove si trova lei adesso in questo momento? A via De Gasperi a Catanzaro. Bene, noi allora guardi, passo un attimo in privato perché viene subito in studio e la invito immediatamente, perché se si trova a Catanzaro noi abbiamo gli studi qui proprio di fronte al comando generale dell'Arma dei Carabinieri, quindi RTC Telecalabria. Un attimo che le passo in privato il nostro tecnico. Sì. Grazie. Sì. Passate in privato. Cioè praticamente l'ingegner Stefano Colosimo è in privato, sta dicendo che non ha visto la trasmissione e non conosce questo documento. Ora c'è una firma di Stefano Colosimo e che c'è scritto lì il pubblico ministero, leggo bene? Leggo bene? Sì, anche c'è scritto pubblico ministero. Ecco, e Stefano, accanto alla firma di Stefano Colosimo c'è anche la firma del pubblico ministero. Bene. Ora, è un documento che fa vedere Giulio Golia, lui addirittura non ci crede, vuole venire in studio, ma figuratevi che venga subito in studio, visto che noi siamo proprio nel cuore della città. Bene, allora, Sindaco, che cosa sta accadendo? Ma io quello che sta accadendo non lo so, perché chiaramente qua si sta ricostruendo una storia con soggetti che possono avere avuto
come dire, un ruolo anche da spettatori, però chiaramente, diciamo, non riguarda la mia posizione di sindaco, perché qua si sta creando una spy story dove io non voglio assolutamente partecipare. Io sono qui a difendere il mio territorio e anche a dire facciamo chiarezza in merito a tutto quello che si dice, però dobbiamo restare ai fatti. E i fatti quali sono? Allora, se si parla di affossamenti di navi nel Mediterraneo, nello Ionio, nel Tirreno, non è certamente il sindaco di Montauro, dopo aver letto sicuramente ora come negli anni passati tutta una serie di servizi giornalistici che parlavano di questo, certo non è il mio ruolo, che ci siano, che ci possono essere, che se poi contengono scorie radioattive, tossiche o altro, questo chiaramente io non ho assolutamente, diciamo, la figura per dire questo. Però io sono qui a difendere il mio territorio laddove si dice che a Calalunga di Montauro, misurata la radioattività, questa sia molto al di sopra dei livelli normali. Questo per me, che pur conoscevo la storia, vista la mia età, di tutto questo discorso di bidoni spiaggiati, di radioattività, di allarme, chiaramente ha fatto sì che io immediatamente interpellassi l'ARPACAL con una posta certificata per chiedere che l'ARPACAL immediatamente facesse le verifiche necessarie. Bene, allora siccome sta arrivando l'ingegnere Stefano Colosimo, mandiamo la pubblicità, 2 minuti e poi torniamo subito in studio. Grazie sindaco. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali, Corigliano Calabro. Expert Calabria, il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria. La storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore. Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta impigliata. È un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance, ricco di antiossidanti, e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce unico al mondo. Fratelli Mancina SNC, via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza. Info 0984 99 23 18. www.panificiomancina.it.
Naturium, cibo e natura, o meglio, bio per tutti. William, cosa ci proponi? Sì, esatto, l'assortimento più vasto al prezzo accessibile. Partiamo dai latti e le gallette, latti vegetali, abbiamo i yogurt, le alternative per vegani e vegetariani, la frutta fresca con scarichi giornalieri, solo e esclusivamente biologica, tutta tracciabile italiana. Abbiamo anche i semi, la frutta secca, per poi passare al reparto colazione con biscotti, fiocchi, riso, succhi e marmellate. Veramente ce n'è per tutti, i grani antichi, la pasta e le farine, e da poco abbiamo introdotto anche il pane fatto con farine calabresi, macinata a pietra e cotta a forno a legna. Abbiamo anche un ottimo reparto cosmesi, tutto esclusivamente certificato biologico. E adesso dove mi porti? Ora Lino, ti sorprenderò portandoti nel nuovo punto vendita che abbiamo aperto a Cosenza, marchio Naturasì. Andiamo. Voglio andare a vivere in campagna, ah, ah, sento la cudilla che mi avvampa, ah, ah. Buongiorno signor. E tu che fai qua? Vieni. Io che faccio qua? Voi che cosa state facendo con questa spazzatura a st'orario? A spazzatura non si è tastura, sono 8:30, entro le 6. Ma guardavi l'orologio, ma che ci cacca gli tali qua? E poi non si mente da così a spazzatura, c'è su i secchielli, c'è su i gatti. I gatti servono per la spazzatura, non mi metti i pinzi dei panni. Tutta la spazzatura nei secchielli, sulla plastica vanta a busta. Oh. Ho capito, ma se uno non ha un secchiello, dove hai la spazzatura? Signora mia, i secchielli se non laviti, andate a Viale Isonzo, numero 222, e vi daranno tutto. E vi daranno pure tutto, le istruzioni come avete fatto. Piano piano, mi dicesti, in Viale Isonzo 222. Ho capito, ma va buono. Sì, allora... Signora mia, pensate una cosa. Sì. Chi si è occato? Se mi chiamava Fabio, stura era Fabio Concato. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. Un attimo, perché sta arrivando l'ingegnere nel traffico, siamo in contatto con lui. E allora, perché stavi dicendo una cosa, vorresti chiedere a Giulio Collega che cosa? No, stavo dicendo, sì. durante diciamo la pubblicità, io ti ho fatto vedere... Che tutto, un'immagine con tutte le navi... Un'immagine che... descrive l'Italia come... Che descrive non solo l'Italia, ma anche il mondo intero, perché... Rifiuti radioattivi, dicono, sono stati mandati in primis verso la Nuova Guinea, la Sierra Leone, il Libano, eccetera, eccetera. Il nome nave dei veleni prende origine dal fatto che scorie azotatiche o sostanze tossiche venivano mandate dall'Italia e il Libano quando c'era la guerra civile. A un certo punto dal Libano se ne sono accorti e hanno detto alto. Qui basta rifiuti, e quindi hanno invitato il governo italiano a riprendersi i rifiuti. Quindi il governo ha mandato delle navi a riprendersi questi rifiuti e li ha riportati indietro. Da qui nasce il nome nave dei veleni. Ora, le navi dei veleni
diciamo, da ipotesi giornaliste, da inchieste delle procure della Repubblica di tutta Italia, ma soprattutto dalla forestale, dal gruppo forestale di Brescia, con il quale gruppo... Anche un comunicato dell'ARPA ci è arrivato. Certo, adesso ripariamo. Il colonnello De Grazia era in contatto, parlavano di queste cose. Quindi questi sono fatti noti ed arcinoti. Io sono qua per dire, ok, Giulio Goria, sulla scorta di segnalazioni, è venuto a Calalunga di Montauro e ha fatto delle rilevazioni della radioattività. Noi abbiamo assistito senza commentare quello che lui avesse fatto fino a quando non abbiamo avuto prove certificate. Queste prove certificate sono state dell'ARPA indipendente. Un attimo, c'è un comunicato stampa che è arrivato alle 15.30 che mi passano adesso. Il commissario dell'ARPA, l'avvocato Maria Francesca Gatto, replica a quanto dichiarato dall'ex parlamentare ed ex componente della commissione antimafia Angela Napoli in merito alla affidabilità delle analisi svolte dall'Agenzia Ambientale Calabrese. In pratica dice che l'ha messa in discussione le indagini fatte all'ARPA, la parlamentare Napoli. Sì. E perché l'avrebbe dovuto fare? La parlamentare Napoli praticamente era membro, mi pare nel 2013, sì, della commissione antimafia. Nella commissione antimafia lei non ha fatto parte del comitato che indagava sui rifiuti tossici in Italia, e quando hanno prodotto la fine di questo lavoro lei non si trovava d'accordo su quanto il comitato aveva scritto e era rimasta scettica su tutto questo, dicendo che il problema dei rifiuti esiste e che va sollevato in maniera diversa da come era stato trattato finora. Quindi ad una domanda specifica, io ho assistito all'intervista dell'onorevole Napoli che si trovava a San Vito sulle Rione per la presentazione del suo libro, il giornalista le ha chiesto delle cose, lei ha detto va, figurati se noi possiamo affrontare un discorso mondiale con quello dell'APCAL, ecco che si vede, e quindi lei è rimasta scettica su questo qua. Io non voglio entrare in merito a questo, però voglio solo dire una cosa. Nell'89 una nave che si chiamava il Jolly Rosso è andata ad arenarsi sulle spiagge di Amantea. Una mezz'ora più a nord. Si diceva che in quella nave ci fossero delle sostanze tossiche che dovevano essere affossate in una faglia di 1000 metri di profondità, poi per via delle cattive condizioni del mare. Eccola qua. Esattamente. E per le cattive condizioni del mare la nave fu trasportata e si è ancorata sulla spiaggia di Amantea. Si dice che durante la notte c'è stato un movimento che hanno trasportato questi rifiuti nel torrente Olive, eccetera. Perché dico questo? Dico questo perché successivamente, a seguito a tutto questo discorso, è venuto fuori che mentre rifacevano il ripascimento del litorale della costa tirrenica, hanno rinvenuto in quelle sabbie, in quelle terre, dei rottami che hanno fatto risalire alla Jolly Rose. Quindi hanno chiamato l'ARPACAL, ma non solo l'ARPACAL, ma anche il nucleo dei vigili del fuoco, diciamo, che hanno misurato la radioattività. Ed è venuta positiva. Quindi l'ARPACAL non è vero che... diciamo in sabbia, perché là il referto dell'ARPA parla di inquinamento radioattivo non antropico. Però la cosa che emerge da questa cosa, intanto mi sembra strano che l'ingegnere probabilmente non l'ha visto il servizio delle Ieneri, ma sul documento ma io questo non lo posso sapere qui, chiaramente allora, siccome sta arrivando l'ingegnere dovremmo microfonarlo da un momento all'altro, questo è sicuramente interessante anche per gli amici delle Iene, che sicuramente Francesca, che colei che sta curando anche come autrice della trasmissione e degli speciali che fa Giulio Golia, è importante cosa dirà qui tra poco l'ingegnere Stefano Colosimo, che disconosce la firma e il documento che ieri ha fatto vedere Giulio Golia. Ma vediamo un attimo questo documento qui con la sua firma, togliete la barra, vedete un attimo, tra poco lo rivediamo, andiamo un attimo in pubblicità, sta arrivando l'ingegnere Colosimo in diretta ad Articolo 21. Segue. Per la
la tua voglia di shopping e relax. Centro commerciale Due Mari. Punto di riferimento per tutta la famiglia. Trovi tutto ciò di cui hai bisogno. 110 negozi, servizi utili ogni giorno. Banca, farmacia, asilo, baby parking, parrucchiere, estetista e centro di medicina estetica. Punti di ristoro di standard elevato. Fratelli La Bufala, Old Wild West, La Foresta Incantata, McDonald's. E per una spesa di qualità, scopri la convenienza del nostro Carrefour. Mentre per i più tecnologici, Euronics. Grandi eventi tutto l'anno. Multisala The Space, bowling. Utilizza il tuo tempo nel modo migliore. Centro commerciale Due Mari soddisfa il benessere e le esigenze di tutti i consumatori. Non solo shopping, ma anche divertimento. Più spazi ai desideri. Centro commerciale Due Mari, al centro della Calabria. Strada statale 280, uscita Lamezia Terme Est. Ok, i bambini li ho accompagnati. Luca l'ho chiamato. Ora vediamo. Con il traffico ci vogliono 18 minuti. Perfetto. Mi restano ancora 5 minuti per truccarmi, 10 per ripassare la presentazione e un quarto d'ora per provare quelle scarpe. Essere perfetti non è facile, ma ci si può avvicinare. Nuova app, unica della categoria, con sistema di frenata d'emergenza e riconoscimento scrittura di serie. Solo a ottobre, tua da 9.000 euro. Sakal, aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Da sempre lavoriamo con impegno e passione per farvi viaggiare in tutta comodità e sicurezza. Voli tutto l'anno per Londra, Charleroi, Francoforte, Roma, Bergamo, Torino, Pisa, Bologna, Milano Linate e Malpensa. Parcheggi con tariffe diversificate a partire da 2 euro per 2 ore. Inoltre è possibile sostare per 30 minuti gratuiti nell'area parcheggio P2. I lavori di restyling del terminal passeggeri lo hanno reso più funzionale e confortevole. Nuovo look per l'area commerciale, con l'apertura di 6 nuovi negozi per offrire servizi migliori e soddisfare ogni esigenza. Tecnologicamente all'avanguardia con il nuovo sistema di informativa voli al pubblico e lettura ottica carte d'imbarco. Sakal, viaggiare senza confini. Top Flight, da sempre soddisfa la tua voglia di dolce o salato. Da 10 anni offriamo il meglio dei nostri prodotti, preparati artigianalmente con materie di prima scelta. Ti sapremo deliziare in qualsiasi momento della tua giornata. A colazione e non solo, con i nostri gustosi e giganti cornetti a lievitazione naturale. Varietà e creatività danno vita a piatti sfiziosi per degustare i nostri squisiti aperitivi. La nostra pasticceria è rinomata per la bontà e per la finezza delle creazioni proposte. La gelateria vi conquisterà con la sua originalità e prelibatezza. Nella sala privata, raffinata ed elegante, potrete festeggiare eventi e ricorrenze speciali. Siamo specializzati nel servizio catering, con tutte le nostre bontà fresche, genuine, dolci e salate. Top Flight, sorriso e qualità. Top Flight, ti aspettiamo a Cosenza in via Guglielmo Marconi 110, info 0984 39 48 68 e rende via Louis Braille 15, info 0984 83 76 27. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso. E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale, pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. È
Eccomi qua, l'ingegnere Colosimo è arrivato, per il rispetto, intanto la ringrazio per il rispetto detto che ha per questa trasmissione, per il ruolo che noi abbiamo da tanti anni. Ingegnere, qui stanno emergendo delle cose importanti, dall'altro spero che in questo momento anche gli autori della trasmissione Le Iene stanno seguendo quello che lei dirà. Adesso io le faccio vedere intanto quello che ha fatto un attimino. Facciamo vedere il servizio delle Iene di Giulio Golia, per favore, me lo rimandi non del pezzo dall'inizio. Ascolti attentamente, ingegnere. Grazie. Ingegnere Colosimo, nel 93 aveva visto dei fusti gialli buttati in riva al mare. Abbiamo trovato però questo documento, una deposizione di Colosimo redatta davanti al procuratore Porcelli del 6 maggio del 1995. Mi ricordai di un episodio riportatomi da terzi. Sarebbe avvenuto lo spiaggiamento ad opera del mare di alcuni barili di colore giallo. Erano scesi alcuni uomini che avevano portato via i fusti spiaggiati. E questo l'avrei detto io? Sì. Ah. Eh sì, il verbale parla chiaro. Sarebbero stati poi immediatamente prelevati da operatori sbarcati da un mezzo navale di colore rosso. Erano arrivati due grandi battelli in cui l'ingegnere aveva visto i nomi Isola Gialla e Corona. Giuro, non è vero. Ricordo che nel periodo in questione in Calabria operavano due battelli entrambi di colore rosso e denominati Isola Gialla e Corona. I battelli appartenevano alla Castalia, una ditta dell'IRI che si occupava di uno smaltimento di rifiuti nucleari. Non so neanche cosa sia la Castalia. Eppure nel verbale la nomina chiaramente per conto del gruppo Castalia, IRI. Anzi, addirittura ricorda con precisione la società armatrice e il titolare della società. Io non ho mai visto bidoni spiaggiati né tecnici che li prelevavano. Mai. E questo potrebbe anche essere vero, perché il verbale parla di un episodio riferito da terzi. Ma perché negare tutto? Avevamo poi chiesto all'ingegnere cosa sapesse della storia dei due cugini squillacioti e lui, molto vagamente, ci disse. Io ricordo che mi raccontò che uscì fuori una pallottola di fango, ma che si sia bruciato non l'ho sentito mai dire. Nel verbale dichiara chiaramente che Fausto gli aveva raccontato: tirammo su una palla di fango che procurò al contatto sia a me che a mio cugino bruciore e forte prurito alle mani. Anche il cugino che stava a bordo con lui? Il cugino? No, non lo so questo. E hanno preso tutti e due la stessa malattia. Ma anche lui di leucemia? Madonna mia. Ma lo sapeva benissimo, sentite qua. Successivamente mio cugino morì di leucemia e io contrassi la stessa malattia. Letto e sottoscritto Stefano Colosimo. Queste dimenticanze ci sembrano quantomeno curiose. Abbiamo provato più volte a ricontattare l'ingegnere Colosimo, ma non ci ha mai più risposto al telefono. Non ha più risposto a Giulio Golia. Guardi la firma, ingegnere, inquadrate la firma, togliete la... Ok, questa è sua? Sì, questa è la mia firma. Questa è la sua firma? Sì. Accanto c'è quella di un pubblico ministero. Certo. Guardi un attimo, allargate. Il pubblico ministero, sì. Le dichiarazioni sono sue, torniamo in studio. Grazie ragazzi, le dichiarazioni che ha fatto sono sue. Se la ho firmata evidentemente sì. E perché, allora, perché ha detto di no a Golia? Di cosa? Di quelle dichiarazioni, ha detto che non sapeva. Ma io non posso ricordare dopo 25 anni, io chiedo scusa a tutto il mondo. Sì. Se mi avessi detto qualcuno tra... una settimana dovremo parlare, io avrei cercato anche nell'archivio dei miei documenti quello che c'era o non c'era, cosa che poi non ho neanche fatto, ma vorrevo discutere. Allora, cosa risponde a Giulio Golia? Certo che dice che non risponde al telefono lei. Lo chiamerò io, visto che ho il numero memorizzato. Lo vuole chiamare adesso? Lo chiamo adesso. Sì, grazie. Un attimo che le do, scusi un attimo, l'aiuto io, col microfono un attimo. Ecco. Un attimo, aspetti che c'è il microfono, prego. Lo chiamiamo in diretta, lo chiama... in diretta, devo così. Devo riaccendere il telefono. Accende il telefono, ecco un attimino. Ma è prevalente quello che io dico con Golia o è prevalente... È prevalente quello che lei dice a Lino Polimeni, però siccome Golia dice che lei non risponde, lo allora, chiamiamo anche alla fine, se vuole. Lo chiamiamo alla prima fine, di chiudere. Così adesso... Ok, adesso se vuole glielo chiamo io a Giulio. Dopo. Lo vorrei chiamare io, col mio telefono. Col suo telefono sì. Vuole chiamare lei, benissimo. Sì. Allora, No, io... No, no, va bene così, non vi preoccupate. Ragazzi, andiamo avanti perché è importante, prego, vada avanti. Io sono qua per la verità perché dobbiamo salvare questa terra più di quanto è rovinata. No. E lo so che altro ci tiene lei, visto che le sue figlie sono cresciute lì nel paese di Viva Montauro, qui c'è il suo sindaco. Quindi vogliamo capire, perché quello che emerge dalla trasmissione di Golia sembra che lei... quello che emerge non vuole rispondere allora, al telefono. Io spengo il telefono e poi lo accendiamo prima di chiudere. Sì, altrimenti non sì, parliamo okay, più. Sì, ok, vada. Ecco. Vada. Allora, prego. Vorrei riprendere quel documento per cortesia. Sì, il documento di Golia che ha fatto vedere la trasmissione ieri sera.
Prego, questo documento. Vorrei... Tu vuole vedere la firma sua? No, la firma... No, okay. Tutto il documento. Vorrei capire... può andare più su, per cortesia? Vai più su, eccolo qua, bene. Non ho questo, la parte, quell'altro foglio, va bene quell'altro. Quello che c'è nell'altro preview. Quello che vedo di là. Ok, fai vedere adesso? Ok, prego. Cosa vuole leggere? Io ho riferito di avere visto e non leggo. Un attimo, lo rilegge... Il Ministero della Mea per conto del gruppo Castalia. Sì, Castalia. Lei conosce la Castalia? Ha detto no, di no. Adesso mi sto ricordando che esiste un gruppo Castalia. Ma l'ha dichiarato lei? Eh sì, ma sono passati 25 quindi, anni. Quindi però lei a Golia... lei lì lo ricordava in quel momento? Prego? Lei lì, ingegnere, non ricordava quando Giulio le chiedeva... Lo sto leggendo ora. In questo momento? Sì. E quindi quando parlava Giulio con lei non aveva capito che parlava della Castalia? No, adesso sto leggendo che esiste, che io ricordo di aver visto... delle navi rosse? Sì. Che operavano per conto la Castalia, per la Castalia, sì, il gruppo Castalia. Se lo dichiar- del gruppo IRI. Sì. Le navi le ho viste. Se l'ho scritto le ho viste e ricordo vagamente di aver visto queste navi. Ma io non ho mai visto bidoni. Mi segue? Sì. Me lo hanno riferito, evidentemente mi hanno riferito di aver visto bidoni e io ho nella mia nel verbale sottoscritto con la procura ho dichiarato che mi è stato riferito che, da qualcuno di aver visto bidoni, ma non li ho visti io. Quindi l'ha chiamata, lei ha firmato davanti a Porcelli questo documento lei? Ma se ce l'ha davanti non c'è dubbio. Quindi è sua la firma, non assolutamente disconosce. Anche se non c'è la data, cosa strana, ma dov'è, non c'è la data? No, la vede lei la data? È stata, probabilmente è stata cancellata. Perché con un non so perché sarebbe. Ah, neanche io. Perché non c'è la data? No, ma non ci vabbè, guardi, ma non è importante, è la sua firma. A me interessa il contenuto, non la data. Certo, il contenuto. Allora, che mi abbiano riferito di aver qualcuno di aver visto dei bidoni spiaggiati, se l'ho dichiarato, evidentemente è vero. Quello che è certamente vero è che mi telefonò il mio fraterno amico Fausto Squillacioti, che era a bordo di un pontone che poneva a mare le strutture e quando mi telefonò che c'era un bidone giallo spiaggiato a Caminia, non a Montauro. A Caminia, sì, quello sì. Che fece vedere nella io foto. Io gli dissi non lo toccare, vai a denunziare la questione. E carabinieri, così è stato. Ma il maresciallo Giglio, poi un attimo, disse, lei ha sentito il maresciallo Giglio cosa ha detto? No, fermo, sì. Un attimo. Fate ascoltare sempre il servizio Le Iene di Giulio Golia cosa dichiara il maresciallo Giglio, oggi in pensione, maresciallo della caserma dei carabinieri di Gasperina. Grazie. Intanto proviamo a farci confermare questa incredibile storia dal comandante dei carabinieri, oggi in pensione, che all'epoca seguì il caso. Stranamente però all'inizio sembra non ricordare la storia del fotografo. La famiglia si ricorda benissimo che la stazione dei carabinieri, lei comandavo io, sì. Comandava la stazione dei carabinieri, chiamò il fotografo. Se sono intervenuto, ci sono gli atti. Ma lei si ricorda questa situazione? Adesso vagamente, non c'ho. Lei si ricorda questi tre fusti gialli? Sinceramente no. Quando chiamò il fotografo a fotografare? Ho chiamato il fotografo, però non ricordo, l'ho chiamato se per i fusti o per qualcos'altro. In alcune foto sembra che ci sia anche lei vicino ai fusti. Portatemi la foto che ve la confermo, più di questa non vi posso dire. Lei quanti bidoni gialli ha trovato in vita sua? Non so se era o uno o due, non mi ricordo di preciso. Però c'erano i bidoni. Sì. Bidoni che poi se l'hanno presi loro, perché è intervenuta la procura. E la procura c'era il dottor Porcelli a lei. Quindi mo se le ricordate i tre bidoni? Ricordo, sì, è stato effettuato un sopralluogo e fatto un'informazione. Ad ogni modo in procura ci sono gli altri. La questione dei fusti è una cosa anomala, pertanto all'epoca non ci si è dato peso. Ma qualcuno che questo peso glielo dava era proprio il procuratore Porcelli, che aveva un'indagine aperta su questi maledetti bidoni. Però ci dice che... Quei fusti non sono mai stati ritrovati, quei fusti famosi, io non li ho mai visti. Credo che non li abbia visti nessuno. Rimane il fatto che quelle navi sono realmente affondate, ma su questo siamo tutti d'accordo, ed è motivo di preoccupazione per tutti. Il maresciallo Giglio se lo ricorda? Giglio no. Il comandante della stazione di Gasperina? Forse sì.
Io sono vecchietto, sa. Mi pare di ricordarlo, ma. Maresciallo Giglio, in un giorno particolare, si spiaggiarono tre bidoni. Chiamò un fotografo, fecero le fotografie. Questi bidoni erano gialli con un teschio nero. E poi lui ci ha confermato oggi che quell'incartamento è andato in procura al procuratore Porcelli. No, da me sicuramente no. Non me lo ricordo proprio, ma è un buona memoria, sa. Ah, una buona memoria. Ho una buona memoria. Ecco, appunto. No, non me lo ricordo proprio questo. È intervenuta la procura. E la procura c'era il dottor Porcelli a lei. Potresti capire ciò del maresciallo Giglio, si chiara, solo io che non me lo ricordo. Però lei, cioè, dato che non si trovavano bidoni tutti i giorni, se l'avesse visto delle fotografie... Me lo sarei ricordato. A meno che no, avanzo un'ipotesi che questo ritrovamento verbalizzato dal maresciallo Giglio sia avvenuto prima che io iniziassi le indagini. È intervenuta la procura. E la procura c'era il dottor Porcelli a lei. È venuto dopo? No, non me lo ricordo proprio, no. Forse è bene partito dall'inizio. Lei lo sa com'è nata questa indagine. Un professore del liceo scientifico ebbe la pensata di fare una scuola pratica ai suoi alunni e andò sulla spiaggia con il contatore Geiger a misurare la radioattività della spiaggia. Questi in che anni? 94-95. O il contatore non funzionava, o era lui che non sapeva funzionare, vennero fuori dei valori veramente allarmanti. Queste misure a pioni non erano, secondo il mio modestissimo avviso, in regola, punto. Quindi c'era un tasso di radioattività più alto della normalità? Sì, però ribadisco, io li feci con degli strumenti che, per quanto precisi, erano comunque strumenti didattici, per cui rimanemmo tutti perfettamente d'accordo che... Avrebbero dovuto fare delle indagini maggiori. Le fecero le indagini senza trovare assolutamente nessuna alterazione. Noi a questo punto abbiamo chiesto al professore un incontro, ma ci ha risposto così. Fu tartassato da questo punto di vista, senza contare che questo è, come dire, la punta di un iceberg. Lei capirà. Cioè, e quindi... lei mi sta dicendo c'ho famiglia. Ha capito perfettamente. C'ha famiglia, ha capito perfettamente. Ingegnere. Sono qui. Come ne usciamo da questa storia? Perché da quello che emerge in nazionale col programma di Giulio Golia, lei risponde diversamente, non conosceva le carte, non ricordava, giustamente no, come sono ha sentito anche il procuratore il Porcelli. Assolutamente, ecco, anche perché voglio dire, il maresciallo inizialmente non ricordava, poi ha ricordato, ci sono stati dei fotografi, hanno fotografato i fusti non si sono visti, in ogni caso qui... Ma io le chiedo scusa, prego. Chi ha detto che erano tre fusti a Golia? Perché prego. Il procuratore non è stato, io non sono stato. Chi è stato il maresciallo dei Carabinieri. No, neanche lui. L'ha ha detto non ricordo se era uno, due o tre. Allora, lo ribadisce... Io ricordo perfettamente che era uno. E che, che fu visto da Fausto Squillacioti insieme al comandante Sergi, che era il proprietario del pontone, la società si chiama Calabria di Navigazione, ha sede a Vibo. E questo signore pilotava il motopontone che metteva a mare le strutture del progetto Pegaso. Durante questi lavori, ricordo che Fausto mi disse che dei pescatori probabilmente avevano detto informate qualcuno che c'è un bidone spiaggiato giallo con un teschio disegnato sopra. Fausto mi chiamò. Sì, l'abbiamo sentita questa storia, questa è emersa. E io la ripeto perché è vera. No. Ma lei adesso cosa vuole dire a Giulio Golia? In merito a tutta questa inchiesta e che ne esce ancora una volta male lei, ma anche il procuratore Porcelli, perché fa emergere quasi che Porcelli non ricordi o non vuole ricordare. Ma allora, o Porcelli è pazzo, io sono pazzo, siamo tutti pazzi. Lei lo sa che qui siamo sani, invece allora, noi siamo allora, qui per raccontare. Mi perdoni, qui si sta cercando di fare allarmismo gratuito. Quindi lei vuole dire che Golia parla... Io voglio dire, non voglio parlare di Golia, io voglio parlare della mia terra. Ora, con i tecnici della Procura e abbiamo partecipato ad una serie per diverse giornate di attività per la ricerca di radioattività sulla spiaggia di Montauro e Monte Paone. L'unica radioattività che è stata rilevata è stata radioattività naturale in prossimità dell'acquascivolo di Montauro. Radioattività naturale è una radioattività innocua per noi. Certo. Ecco. Il famoso bidone che io ricordi, il giorno dopo non c'era più,
perché così mi fu riferito da Fausto, che era e le testimonianze che ha Giulio Golia delle varie persone, compreso l'avvocato che ha un cancro eccetera, quindi qui stiamo mettendo in discussione, dico, Giulio Golia sta mettendo in discussione con la sua inchiesta la prefettura, la procura, l'ARPACAL, lei il Porcelli si assuma le sue responsabilità, cioè, secondo lei Giulio Golia sta dicendo il falso? Io non sono un magistrato, io posso esprimere una opinione. Domando. Inventando le cose. Ma guardi, io non sono una persona che ogni sera guarda le Iene. Sì. Per cui io sono stato informato quando c'era. Possiamo chiamare Giulio? Vorrei completare, per cortesia. Abbiamo pochi minuti, prego, ingegnere. La spiaggia di Montauro è una spiaggia sicura. Perfetto, ecco. Questo è. Il bagno a mare si può fare ogni giorno. Il problema è cercare di mappare con esattezza le navi affondate nel Mediterraneo, non davanti alla spiaggia di Montauro o di Copanello o di Sovera. Chi ha il telefono? Un attimo, chi ha il telefono? Pronto? Luciano Squillaciotti. Luciano Squillaciotti, può essere interessante per noi quello che può dire. Cosa vuole dire Luciano? Sì. Prego. Volevo dire che per quanto riguarda al signor Golia e giustamente i signori che sono lì interrogati, il signor Golia mi sa che io non voglio, ripeto, non voglio dare dell'errato a nessuno, è splendido lavoro che lui ha fatto, però lo deve fare come si deve, perché lui ha mandato in onda anche ieri sera delle persone che non sono comparse visivamente con la faccia, ma erano dei ragazzini che scherzavano sul posto, che dicevano sì, è vero la storia, è vero. Quindi mi sa che non l'ha presa seriamente, l'ha presa un pochino, cioè, devi mandare delle notizie in onda e per la cittadinanza devi mandare delle notizie serie, non gente che ti ferma con la macchina che, e ripeto, era in onda ieri sera senza averli, lei sta riferendo, lei si riferisce a quel signore che è il fratello del fotografo che è morto e che è andato poi no mi riferisco quando lui era con la macchina ed è stato fermato. Senta, Giulio Golia, mi scusi un attimo, chi conosce il lavoro di inchiesta di un giornalista e di una trasmissione come la sua rimane con le telecamere aperte e con i microfoni sempre aperti. Questo è una lo fanno tutti, quindi è una cosa qua. Stiamo parlando di una popolazione, assolutamente, ma noi siamo qua a difendere e capire cosa sta accadendo. Quindi lui mi manda in onda, chiedo scusa, mi manda in onda un servizio dove viene fermato con la macchina da due persone che giustamente io ho conosciuto dalla voce, sono ragazzini, okay. Lui non conosceva in quel momento e gli dicevano sì, è vero la radiazione, no. Un attimo, grazie del suo intervento. C'è lo Stato di mezzo. Grazie, c'è lo Stato di mezzo. Attraverso gli incursori della Marina che mandassero qualcosa. Giustamente. Bene. Dice una cosa Luciano Squillaciotti, un attimo. La ringrazio perché i tempi sono veramente, capiscono l'emissione quanto è importante. Luciano dice che c'è lo Stato di mezzo, perché si sta mettendo in discussione, le istituzioni si stanno mettendo in discussione, prefettura, ARPACAL o no? I comuni, cioè questo sta dicendo Luciano. Ingegnere, devo concludere. Lo chiamo a Golia? Posso chiamarlo? Mi interesserebbe più dire quello che stavo dicendo. Prego, ma lei... Poi magari finita la trasmissione lo chiamiamo con lì. No, in diretta, no? Finita la trasmissione. Cosa devo litigare? No, discutere? Non deve litigare, perché lui dice che lei non gli risponde al telefono. È questo? Ma mi scusi. No, lo faccio un attimo. Lo faccio chiamare col mio telefono. Benissimo, lo chiami lei. Benissimo. Un attimino. Sta chiamando anche. Posso? Perché voglio chiudere così la trasmissione. Fino a quando c'entra il telefono. Sì, ma ci sono cose che vorrei dire. Le dirà, datemi 5 minuti, emissione, vi prego, e 40 chiudo la trasmissione. Datemi, i blocchi li abbiamo mandati, datemi fine 40, 4 minuti. Sono in ritardo, lo so benissimo. E dite al direttore di tranquillizzarsi, grazie. Allora, vuole, sta chiamando? Bene. Sta connettendo. Vuole chiamarlo col suo telefono proprio? Sì. Vuole vedere se risponde Giulio, lei vuole vedere. No, cioè, abbiamo già parlato al telefono. Avete già parlato, certo. Perfetto, benissimo. Sentiamo, ci avviciniamo. Se poi anche ha provato a chiamarmi, mentre ero in una zona senza campo. Datemi una camera qua, grazie ragazzi. Ecco, qui, un attimo. Vanni? Sì, è questa, grazie. Sta chiamando? No, mi sta chiamando lui. Sta chiamando lui, ha visto?
Sta chiamando lui? No, questo è Sebastiano Rocco. Allora, concentro. Andiamo di nuovo. Sto cercando, mi perdoni, non comando io. Vada, ecco, chiami, adesso faccio una chiamata, perfetto, sta chiamando. Prego? È in viva voce, sì. Sì, in viva voce, metta in viva voce, per favore, è importante. Tengo io. Finalmente, ingegnere Colosimo, mi risponde. Ah, mi chiama lei. La chiamo e non ho capito quando mi avrebbe chiamato lei, perché io normalmente rispondo al telefono. Ingegnere, l'ho chiamata per quasi 4 giorni di fila. Mi ha attaccato più di una volta. Ma che motivo avrei di non rispondere dopo averla ricevuta a casa mia? Questo non lo ignoro. Troppe persone ignorano troppe cose in questa storia. Comunque, io sono a sua disposizione, mi dica. Ma io se la posso rincontrare la rincontro volentieri, ma comunque... so che è in diretta ora. Sì, ciao Giulio, Lino Polimeni, ciao. Ciao Lino sono, ciao. So che è in diretta. Mi auguro che lei in streaming stia guardando la trasmissione. Sta guardando la trasmissione, sta guardando. No, non la sto guardando in questo momento, però mi è stato comunicato che lei era in diretta. Io ho provato più di una volta per capire proprio il motivo per cosa cui... Cosa vuole chiedere Giulio? Io le ho letto tutta una serie di cose di questo famoso articolo e lei non si ricordava nulla. E poi mi sono trovato questo documento. In cui viene riferito... da lei. Viene sotto, da me sottoscritto, e io non ricordavo questo documento dopo 23-24 anni, che alcune persone mi avevano riferito di questi bidoni spiaggiati, mentre io ricordavo di queste navi del gruppo Castalia. No, lei mi ha detto che non sapeva cosa fosse la Castalia. Prego? Mi ha detto che non sapeva neanche cosa fosse la Castalia. E adesso mi sono ricordato che la Castalia è un'azienda del gruppo, ma il problema non è la mia memoria, il problema è quali sono i fatti, qual è la situazione reale. In che senso? Ecco, magari certo, siccome siamo... Vai Giulio, vai Giulio. Non ho capito in che senso, ingegnere. No, nel senso che il problema non è se io ho o non ho la memoria e non ricordo dopo 25 anni di avere visto le navi di un gruppo che si chiama Castalia, eccetera. Il problema... Mi scusi, prego, ingegnere. Prego. Se si ricorda bene la nostra chiacchierata, se si ricordava me l'hanno fatto rivedere 3 volte, quindi Polimeni, la ricordo. Sì, l'ho fatto rivedere. No, ma anche il resto della chiacchierata, lei si ricordava dei particolari... particolari, e invece tutto quello che le ho riportato, le ho detto, guardi, l'ha detto lei ma ha negato tutto. Io ho negato di... Come è possibile che lei non si ricorda queste cose? Ma come può pensare che io dopo 25 anni mi ricordo di un documento che tra l'altro non ha data, che mi hanno mostrato qui. Che vuole che le dica? Che mi posso ricordare 25 anni fa quello che ho visto o non ho visto? Abbia pazienza. Non si ricorda quello che ha controfirmato. Comunque la data c'è. Anno 1995, maggio... Sì, esatto. L'ho visto. Il documento e la firma è mia. La firma è mia, non c'è dubbio. Leggendo il documento che ho sottoscritto e che quindi è autentico, anche se non ha data ed è una cosa strana, io ricordo e io gliel'avevo detto che mi avevano già riferito di un bidone spiaggiato, uno. Mi avevano riferito. Giulio, che siamo fuori tempo, ti chiedo una cosa: i calabresi vogliono sapere se tu ritorni e chiarisci questa posizione con l'ingegnere e con Porcelli. Insieme. Mi scusi, ingegnere. Prego. Ma lei era andato a cercare il tipo che gliel'aveva detto, come fa a esserselo dimenticato? Ripeti, Giulio. Come fa a essersi dimenticato che lei stesso è andato a cercare il tipo che l'aveva detto del famoso bidone? Il bidone me lo ha detto Fausto Squillaciotti. No. È il signor Salvatore che gliel'ha detto. Salvatore. Di un altro bidone. No. E chi è Salvatore? Sono due cose distinte e separate. Località Bilbo. Località? Bilbo. Bilbo.
assolutamente. Però c'avete il documento, immagino. Sì. Ho letto quello che ho potuto leggere dallo schermo. Giulio, tu ritorni dall'ingegnere Colosimo? Sì. Ma io non ho nessun tipo di problema, noi stiamo proseguendo e cerchiamo, nessuno vuole danneggiare nessuno, ma questo è fuori di dubbio. Io mi auguro che non venga danneggiata la mia terra. No, deve essere chiara questa cosa, io adoro la Calabria, la adoro, ok? Mm-hmm. Ma va bene. L'adoro con... quasi come la mia città. Bene. Come la mia regione. Okay. Grazie Giulio, grazie, buon lavoro Giulio, grazie. Grazie Giulio Golia. Ecco, in diretta ad Articolo 21, siamo in conclusione. Ingegnere, lei vuole tornare in trasmissione? Io vorrei prima di chiudere, sì, adesso un minuto per chiudere, prego. Chiedo scusa alla direzione. Io, un minuto. Come avevo detto a Golia, ringraziandolo per l'attività svolta, che stava svolgendo, e che mi auguro che, visto il clamore che sta nascendo da questo fatto, possa ripartire un'indagine che all'epoca fu sottratta alle procure, alle nove procure che erano qui, e avvocata dalla Direzione Nazionale Antimafia. Bene. Bene. Grazie. Grazie. No, un attimo. Prego. Chi potrebbe avere, a suo parere, chi potrebbe disporre di materiali radioattivi da smaltire? Chi? 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 L'Enea. Tant'è che esiste un deposito dell'Enea vicino Policoro, non ricordo dove, dove sono centinaia. Chi altri può disporre di materiali nucleari? Quindi chi è l'eventuale, non voglio dire l'Enea, no? Sì. Ma per poter commissionare alla malavita organizzata di mettere a mare, affondare le navi, e sappiamo di navi affondate, non ricordo il nome di quale, fu rinvenuta con chiaramente un segno di una esplosione, non di una implosione, quindi una nave in cui è stato messo una carica di esplosivo a tempo, la gente se n'è andata, la nave è esplosa ed è affondata. Certo. Ecco, chi potrebbe essere? Chiunque sia, certamente non dispone di un chilo di materiale radioattivo, quindi lasciala un attimo, un attimo. Allora si vadano a cercare le navi affondate, che non sono affondate a 20 metri o a 30 metri, e come ho detto a Golia, è impossibile che da 1000 metri di profondità un bidone risalga sulla spiaggia. Perfetto. Anche il problema se è questo, parlava di 2000 e non metri. A Montauro, non è solo la Calabria, se c'erano nove procure il discorso riguarda tutta la costa, non solo italiana. Benissimo. Risultano affondamenti, se leva sul web, tra l'Italia e la Grecia esiste la più grande fossa profonda 4000 metri. Ne dobbiamo parlare, la invitiamo in trasmissione, ritornerà ad Articolo, sì, 21, perché noi, sì, siamo per la Calabria, siamo per la verità, sì, e quello che vogliamo sapere anche da Golia. Il prossimo servizio, Golia, eventualmente possiamo un attimo chiarire qua meglio queste posizioni, qui anche ad Articolo 21, grazie al sindaco Procopio di Montauro, grazie all'ingegnere Colosimo, sigla, a domani, grazie.